tanti. La giornata di oggi quindi nasce a per conoscere bene questo disegno di legge, perché probabilmente non siamo in grado, non siamo stati di comprendere una materia così complessa che ha degli aspetti giuridici che sono un po' fuori dalle nostre conoscenze e dalle nostre competenze, ma che abbiamo la consapevolezza certa che avranno delle ricadute fondamentali su quella che è la nostra professione, là dove si parla di linee guida e quindi di processi assistenziali, di relazioni fra le professioni, di relazioni fra le professioni e le aziende di cui siamo dipendenti, di relazioni con le assicurazioni, quindi una materia assolutamente complessa sulla quale valeva la pena fare una giornata come quella di oggi in cui ci si ferma un attimo, si cerca di capire di che cosa stiamo parlando e se quelle cose, quanto e come quelle cose sono per noi importanti. Ringraziamo quindi i relatori che ci hanno dato questa opportunità di conoscere e di capire meglio e di diventare interlocutori. Perché mi permetto di sottolineare rispetto a questo percorso di disegno di legge almeno due fatti. La volontà di raccogliere in un'unica normativa tutta una serie di elementi che, ripeto, fanno da quadro a tutto, quindi la fatica di mettere insieme una materia così complessa. Ma un secondo aspetto, che è quello che del confronto. Questa legge nasce in Parlamento e nasce dal confronto con tutti i professionisti, con tutte le, in questo caso specifico con i professionisti delle professioni sanitarie che sono in aula, ma che ha un percorso che stamattina veniva descritto a Rizzoli dove c'è stato un evento sempre sullo stesso tema, un percorso di confronto che viene da molto molto lontano. Quindi una legge apprezzabile sia in termini di contenuti che di metodi. Mi verrebbe da dire, visto che noi oggi abbiamo questa possibilità, fosse sempre così, no? Fosse sempre così, che possiamo dire la nostra, che possiamo conoscere i percorsi delle normative che poi vanno a condizionare il nostro esercizio professionale. Quindi, oggi siamo qua, ringrazio voi, ringrazio i nostri relatori. Volevo far sottolineare il fatto che è con noi anche l'assessore alla sanità del Comune di Bologna, perché evidentemente questa legge è una legge di sistema, quindi avrà delle ripercussioni in termini di miglioramento, speriamo, su tutto il sistema di cure. Quindi grazie anche all'assessore di essere qua. Ai relatori che cosa posso dire? Dico che in quest'aula, chiaramente abbiamo invitato le persone che potevamo contenere in quest'aula, sono presenti. La maggior parte delle persone che sono qui sono infermieri, ma sono presenti anche rappresentanti di altre professioni, sono medici, ho visto, colleghi medici, ho visto tecnici di radiologia, fisioterapisti, ostetriche, tecnici di neurofisiopatologia, quindi rappresentanti di altre professioni, tecnici di laboratorio, sì, li abbiamo invitati, e sono la maggior parte di loro chiaramente di Bologna, perché il luogo è quello, ha facilitato l'accesso, ma ci sono persone che vengono anche da altre province, quindi abbiamo Piacenza, Ferrara, Parma, Reggio, quindi ci sono anche colleghi che vengono da altre province. La maggior parte di loro sono coordinatori e dirigenti, quindi sono qui perché hanno capito bene che questa legge avrà delle ripercussioni sulle aziende. Quindi questo è diciamo, le persone che sono di là. Quindi a voi la parola, anzi io direi passo ad Annalisa, che è quella che ci conosce meglio, la mediazione fra il mio intervento di rappresentante professionale e un rappresentante professionale che ormai ha cominciato a parlare di politica, quindi ci fa un po' la mediazione. Grazie. Io invece ringrazio molto Pedetti per l'ospitalità che ci ha offerto e soprattutto per l'accoglienza che ci ha attribuito, la ringrazio molto, e anche per il fatto di aver saputo cogliere subito, immediatamente, appena c'è stata la mia proposta di poter utilizzare delle presenze così importanti, sia vostre locali, quindi ovviamente l'assessore comune è l'elemento, il luogo politicamente deputato alle politiche sanitarie di un'area, in questo caso di un comune, forse presto città metropolitana, l'onorevole Donata Lenzi, che è vostro deputato e che quindi bene conosce la vostra realtà, è in grado non soltanto di meglio interpretare quello che può essere
come dire, la situazione che voi state vivendo, portarla in altri luoghi e fare la giusta mediazione, credo, tipica del politico, tra quello che si vorrebbe e quello che si è in grado di portare a casa, soprattutto mettendoci, mi sembra di poter dire, entusiasmo, competenza e voglia di fare in modo che la vostra città, ma soprattutto questa regione, continui a essere quello che è sempre stata, cioè un faro, un punto di riferimento per lo sviluppo delle tematiche sanitarie e delle professioni sanitarie. Ma soprattutto grazie a Federico Gelli, responsabile qui di per la sanità, ha avuto qualche altro incaricuccio ultimamente, ma insomma va bene, grazie perché si è reso disponibile a incontrare i professionisti proprio nella logica di cui prima parlava Vedetti. Si possono fare delle leggi buone, meno buone, orientate al futuro, troppo vincolate al presente. Indipendentemente da questo, una legge riesce a camminare bene sulle sue gambe se chi la deve gestire, agire, capire, viene coinvolto nel percorso, nel processo. Devo dire che durante l'iter non facilissimo che ha visto sia l'onorevole Gelli che l'onorevole Lenzi, che tra l'altro capogruppo PD in Commissione Affari Sociali della Camera, particolarmente impegnati in questo percorso. Io che sono in Senato li seguivo da lontano e li immaginavo, capivo, cercavamo di seguire anche tutte le le necessità che hanno avuto di trovare dei punti di equilibrio, perché qui non si tratta solo di sanità, si tratta anche di giustizia, Ministero della Giustizia, si tratta di compagnie assicurative, si tratta di economia, cioè è un disegno di legge, speriamo presto legge, che va a toccare degli ambiti non facili, come voi potete ben comprendere, ma che soprattutto non è facile tenere insieme in un equilibrio che dia buoni risultati, prima di tutto ai cittadini, perché alla fine della fiera questa legge nasce perché i cittadini possano vedere riconosciuto il diritto ad un riscontro qualora vi sia stato un evento avverso nei loro confronti o comunque un danno nei loro confronti, ma nello stesso tempo fare in modo che i professionisti si sentano, come posso dire, non abbandonati nel momento in cui dovessero succedere questi eventi, ma si sentano sostenuti dall'organizzazione, da chi ha la responsabilità di perseguire i risultati e possano lavorare con maggiore serenità. Ora io su tutta questa legge evidenzio tre aree di interesse su cui immagino che ci sarà ancora tanto dibattito ed è anche possibile, da quello che sento in Commissione Sanità del Senato dove abbiamo incardinato la legge poco fa, anche il desiderio forse di cercare di migliorare alcuni aspetti nella consapevolezza che però questa legge va portata a buon fine nel minor tempo possibile proprio per tutta una serie di problemi, non ultimi anche quelli evidenziati prima dalla Presidente Vedetti, perché in questa legge, come dicevo, ci sono tre elementi. Uno è quello di carattere prettamente giuridico, non facile, sono andata a rivedermi anch'io tutti gli articoli dei codici e devo dire che insomma non è proprio facilissimo, poi noi siamo sanitari, insomma questa roba qua ci fa un po' di... però ci sono dei punti molto interessanti, si è addirittura modificato i codici, per cui un impegno grosso da un punto di vista giuridico. C'è tutta la parte inerente che inerisce i rapporti con le assicurazioni, che capite bene, non è un rapporto facile, è un rapporto che va a toccare anche equilibri economici, non solo di tutela. Ma poi c'è l'altra parte, che è quella che credo in questa sala valga la pena di analizzare e approfondire, non trascurando gli altri punti, è l'impatto che questo disegno di legge, spero futura legge, avrà sull'organizzazione del lavoro, sull'organizzazione dei processi di assistenza e di cura, sulle relazioni fra i professionisti e soprattutto l'impatto che avrà sulle aziende che hanno come mandato istituzionale quello di garantire ai cittadini risposte sicure, cioè l'impegno che attraverso questa legge tutti dovremmo mettere nel prevenire e assicurare che questi eventi siano veramente un fatto sporadico, probabilmente ineludibile, ma che però deve essere veramente sporadico, contenuto e assolutamente ben presidiato. Si fa un ragionamento molto importante, perché si parte per dire, me la sono segnata, la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.
Noi siamo professionisti, come tutti i professionisti hanno come mandato primario e il motivo per cui esistiamo, il cittadino, la risposta ai suoi bisogni di salute, di cura, di assistenza, di riabilitazione, di reinserimento nel tessuto sociale, e l'obiettivo di fare in modo che il cittadino, qualora incappi in una situazione di, nel continuum salute e malattia, possa essere messo nelle condizioni di raggiungere la maggiore autonomia possibile stante la sua situazione. Sappiamo benissimo qual è l'andamento demografico ed epidemiologico. Una cosa molto importante che è scritta in questa legge è che non si parla solo delle strutture ospedaliere, non si parla solo delle strutture sanitarie, ma anche delle strutture sociosanitarie. E devo dire che io questo l'ho apprezzato moltissimo, perché vuol dire guardare avanti. Nel prossimo futuro gli ospedali saranno sempre più, come giusto che siano, luoghi di alta specializzazione, luoghi dove si va a ottenere risposte per l'acuzie, dove si deve stare nel minor tempo possibile, ma non per il solito discorso perché spendiamo, no, perché sono fonti di ulteriori eventi iatrogeni, anche per il fatto stesso di essere in una comunità dove le patologie sono così diverse e diversificate, dove, per fare una battuta, i germi e i virus hanno delle dimensioni veramente rilevanti. Ecco, una battuta. Quindi un'apertura quindi anche verso quelle che saranno le strutture che molto probabilmente già, ma molto probabilmente nel prossimo futuro, avranno un ruolo rilevante. Quindi veramente un impianto di legge che guarda proprio al futuro, in una logica, come diceva Vedetti, di sistema, e questa deve essere mantenuta. Poi chiaramente dovranno esserci tutta una serie di attenzioni, ridefinizioni, riproposizioni, però l'impianto è quello buono. L'altra cosa che mi ha colpito e di cui volevo parlarvi è proprio questo discorso del dire che la sicurezza delle cure non è legata alla prestazione, alla competenza di un'unica figura professionale. Qui, senza dirlo in maniera, come dire, smaccata, ma in maniera molto puntuale e precisa, si parla di lavoro di gruppo. Non esiste che si possa garantire al cittadino risultati, esiti positivi e di qualità, non pensando che questi sono il risultato del lavoro integrato di tutti i professionisti, ma anche e soprattutto del lavoro riconosciuto, valorizzato da parte di chi quei professionisti ha in carico, nell'idea che, e nella, come posso dire, constatazione, e lo sappiamo, che la parte prevalente degli eventi non è dovuto a imperizia e imprudenza e incapacità, ma è dovuto a delle condizioni organizzative e di disattenzione ai processi che vengono messi in atto, sia di lavoro che di cura e di assistenza, che, come dire, possono portare a produrre quegli eventi. Quindi qui si sta parlando di un qualche cosa che io credo noi comprendiamo molto bene e che ci riguarda nelle 24 ore tutti i giorni: lavorare insieme, attenzione agli obiettivi, molta attenzione alla situazione dei nostri assistiti, dei pazienti, molta attenzione al lavoro di squadra. Lavoro di squadra che dovrà essere per forza il punto centrale di questi ragionamenti, perché se io dico, guarda, a meno che tu proprio non sei andato lì volutamente, per, ma insomma, se tu segui le linee guida, segui le procedure che sono state definite, dei protocolli, e qua tocchiamo un tasto, vero assessore, che vabbè, insomma, lascio alla platea, dei protocolli che sono stati concordati, che hanno un obiettivo, se tu ti muovi in questa logica, quindi sulla logica delle evidenze scientifiche, delle evidenze professionali e delle evidenze organizzative, non devi essere in tensione quando lavori. La tensione unica che devi avere è di mantenere costantemente le tue competenze e aggiornare continuamente il tuo sapere rispetto a questi protocolli, linee guida, eccetera. Anzi, mi verrebbe da dire, fare in modo di essere attore protagonista nel momento in cui queste linee guida, queste evidenze, questi protocolli vengono prodotti. Quindi una partecipazione diretta, un coinvolgimento diretto dei professionisti rispetto a questi percorsi. Quindi io direi, e mi fermerei anche quasi qua,
che è di un'innovazione rilevantissima. Mi spiacerebbe se di questa legge si andasse a guardare cosa dice l'articolo, il codicillo, la rivalsa, l'ho vista, l'ho detta, ma allora io qua, certo, importantissimo, ma a monte importante lavorare in un certo modo, riconoscersi, valorizzarsi e darsi conto reciprocamente che se facciamo così e lavoriamo così abbiamo da giovarcene tutti come professionisti, ma soprattutto i nostri concittadini, i nostri cittadini, che finalmente potranno avvicinarsi serenamente ai nostri servizi e potranno anche dare riscontro a chi li rappresenta politicamente, oneri e onori, perché se ti mandano là per rappresentarli ti vengono anche a chiedere conto, no? Quindi che si sta facendo il possibile per arrivare in quella direzione. Quindi io credo che valga la pena di, adesso mi permetterei di dire, non so Presidente, se l'onorevole Gelli vorrà presentare la legge, per riuscire a capire l'impianto e il significato di questa legge stessa e poi cominciare a riflettere anche sulla base delle cose che ci verranno, come dire, dette e che si aggiungeranno a questa disamina da parte dell'assessore Rizzo Nervo e dell'onorevole Lenzi, per cercare di uscire da questo pomeriggio con delle idee non magari esaustive, ma insomma delle idee su come ci si sta muovendo da questo punto di vista e su quello che succederà. Io non lo so in quanto tempo riusciremo ad esaminare il disegno di legge in Senato, so, ma l'onorevole Gelli lo sa a sua volta, che c'è una volontà veramente forte di andare avanti velocemente, perché questa è una legge attesissima da tutti i professionisti sanitari. Grazie. Grazie, grazie, buonasera, grazie ai PASVI Bologna e dell'Emilia Romagna, mi sembra di capire, grazie alla dottoressa Benetti. E grazie anche a Annalisa Silvestro, col quale condividiamo molte valutazioni, molti percorsi comuni insieme per cercare di non disperdere un po' l'elemento ispiratore del nostro agire da legislatori. E anche in questa legge devo dire che Annalisa Silvestro, venendo dalla professione infermieristica, ha saputo come dire, avere un occhio di riguardo e di attenzione quando qualche volta potevamo in qualche modo essere stati sotto pressione o soggetti a qualche spinta contrapposta. Insieme alla mia capogruppo, la Donata Lenzi, la sua città, abbiamo cercato di mantenere un profilo il più possibile equilibrato. E ora io in poche parole, di riuscire, perché la legge è molto articolata, molto difficile, molto complessa, non entrerò nei tecnicismi, lo dico anche ai medici, non vi preoccupate, non è un problema di queste tipologie di tecnicismi e questa tipologia giurisprudenziale è effettivamente una roba talmente complessa che mi spiego e ci spieghiamo come mai dopo tantissimi anni, qualcuno dice 20, qualcuno dice 15 anni, nessuno fino ad oggi è riuscito a portare a casa una legge quadro su questa materia. Questo scontro sostanzialmente tra il mondo della giustizia, il mondo della giurisprudenza e il mondo della sanità non l'abbiamo toccato con mano, direi, quotidianamente. La cosa simpatica è che, la prendo un po' a sorridere, è che parlando con molti di questi magistrati, giudici, costituzionalisti, tutto quello che volete, nessuno aveva la certezza in tasca. E quando ho capito che nessuno, perché parlavo con i penalisti che mi dicevano: dottor onorevole Gelli, non parli con i civilisti perché loro di penale non se ne occupano, non ci capiscono nulla. Poi parlavo con i civilisti e mi dicevano: mi raccomando, non parli con... e così via, e viceversa. Ho capito che effettivamente non solo c'era una spaccatura, una divisione, una contrapposizione culturale tra il mondo della sanità e della giurisprudenza su questa materia, ma c'era anche all'interno del mondo stesso della giustizia, cosa che invece non abbiamo trovato nel mondo della sanità, dove effettivamente la richiesta di lavorare su un progetto di legge è sempre stata molto forte e molto richiesta. E come voi sapete, negli ultimi decenni la situazione della responsabilità professionale in sanità è andata peggiorando in maniera ingravescente, si potrebbe utilizzare un termine sanitario, in maniera ingravescente, proprio grazie a delle sentenze, soprattutto delle sentenze della Cassazione, che hanno
tradotto in maniera molto perentoria e molto impegnativa dal punto di vista della responsabilità dei professionisti, quello che attualmente oggi vediamo, e cioè una diretta responsabilità del professionista rispetto a ciò che accade al paziente, al cittadino che viene preso in cura. Il famoso contatto sociale, che è stato in qualche modo disciplinato poi attraverso l'interpretazione della terza sezione della Cassazione del 1999, dove si dice che il rapporto tra medico, operatore sanitario e paziente era di natura contrattuale. E da lì è successo che abbiamo avuto un moltiplicarsi del contenzioso legale di natura patologica, che non c'era prima nel nostro paese, prima del 99. Si è sviluppata la cosiddetta medicina difensiva, che ha prodotto i costi e l'inappropriatezza dell'uso delle cure, degli strumenti, della diagnostica, del ricovero, eccetera, eccetera, a tutela più del professionista che non del cittadino, e questo ovviamente ci ha spinto ancora di più. La cosa che posso confermare in maniera prioritaria, anche come responsabile del mio partito sulla sanità, è che questa per noi è considerata veramente una priorità delle priorità. Forse il provvedimento, lo possiamo dire senza essere, diciamo, smentiti, forse il provvedimento legislativo più importante di questo mandato sul tema della sanità. Ce ne sono molti altri importanti, ma io credo di poter condividere con Alisa e con la Donata questa affermazione, condivisa da tutti gli altri colleghi, che è sicuramente la legge più importante che verrà approvata in questa legislatura. Dopo tantissimi anni, finalmente la stagione delle riforme arriva anche a sopperire e venire incontro a questo argomento e a questo tema. Detto questo per darvi la garanzia che arriveremo in fondo, e ci arriveremo in maniera molto rapida. Io sono stato nominato relatore dalla Donata, dal Presidente della Commissione, il 5 di agosto del 2015, dopo innumerevoli disegni di legge che finivano nei cassetti impolverati della Camera dei Deputati o del Senato, e che purtroppo, dobbiamo dire, non hanno mai visto luce anche nelle legislature precedenti, appunto da 15-20 anni. Il 5 di agosto sono stato nominato relatore, abbiamo iniziato un lavoro importante di ascolto. Nel mese di novembre, il 20 di novembre, abbiamo approvato la legge in commissione, dodicesima della Camera, e il 25 di gennaio abbiamo approvato il testo della legge alla Camera. Almeno una medaglia ce la mettiamo, quella dei tempi, perché bisogna fare delle buone leggi, ma bisogna farle anche nei tempi rapidi, perché altrimenti... Ora la palla è in mano a Annalisa e ai colleghi del Senato, i quali però, devo dire, noi abbiamo sempre cercato di condividere almeno l'impianto fondamentale, le scelte più importanti, eccetera, eccetera. Questa è una legge, lo diceva prima la collega senatrice Silvestro, che ha una novità assoluta che difficilmente viene colta per chi non è addetto ai lavori. Non è un progetto di legge, non è un disegno di legge del governo, ma una legge di iniziativa parlamentare. Che cosa vuol dire, tradotto per diciamo, chi non è addetto addietro a questa? Che ha una forza maggiore, perché nasce dal Parlamento, nasce dall'istanza trasversale delle forze politiche rappresentate in Parlamento, e questo ci ha dato una spinta importante. Il governo è stato estraniato? No, anzi, il mio primo compito, il mio primo impegno, grazie anche ai miei colleghi, è stato quello di coinvolgere poi il governo nelle scelte. È lì che il Ministero della Salute e della Sanità ci ha dato una grossissima mano, con il lavoro che è stato fatto con la Commissione ALPA, presieduta dal professor ALPA, che ci ha dato una mano su alcune parti importanti, a partire dalla responsabilità civile del professionista, ma è stato anche un lavoro molto difficile, ma devo dire alla fine costruttivo e collaborativo, col Ministero della Giustizia, che poi era, come dire, l'altro interlocutore importante di questa norma. Andavamo a modificare il codice penale e il codice civile, quindi immaginatevi quando noi che veniamo dalla sanità ci siamo presentati negli uffici del Ministero della Giustizia a dire bisognerebbe modificare il codice penale e il codice civile. Hanno reagito subito, dice: no, non vi permetterete mica, questa è roba nostra, come voi osate mettere mano a questa materia? Ma andiamo nella specifica della legge in maniera molto, molto rapida. Allora, prima di tutto, veniva detto prima, lo voglio ribadire, questa è una legge che coinvolge tutte le strutture pubbliche e private
sanitarie e sociosanitarie del territorio nazionale. Non è irrilevante tutto questo. Sociosanitarie. Devo dire che questa aggiunta è un'aggiunta che abbiamo fatto in aula, alla fine, ed è grazie anche al suggerimento di Annalisa e dei colleghi senatori che ci hanno fatto presente che ci sono anche le strutture sociosanitarie, non solo quelle sanitarie. E saranno, noi auspichiamo, che nel nostro paese saranno sempre di più. È inutile qui che vi dica l'importanza delle cure intermedie, delle strutture intermedie, eccetera, eccetera. Ma è così, è giusto che sia così, e quindi l'abbiamo inserita perché noi speriamo che questa legge possa durare per molti anni, certo migliorandola, ma per molti anni. L'altra caratteristica, e qui forse a qualcuno vi saranno fischiate le orecchie, noi non abbiamo mai volutamente, la scelta del legislatore su questo è netta e chiara, non abbiamo mai voluto mettere il termine medico, infermiere, fisioterapista, ma abbiamo volutamente cercato una dizione generica che valesse per tutti gli operatori sanitari, esercenti della professione sanitaria. Per non escludere nessuno e per includere tutti. Questo è un elemento di principio, io ve lo devo dire, so di giocare in casa, ma lo dico perché abbiamo avuto qualche mondo sanitario, soprattutto nel mondo dei medici, dice, ah, ma con me, io faccio il medico, lo sapete, dice, ma come? Da te questo non ci aspettavamo, il termine medico non è mai citato nella legge, gli ho detto meno male. Perché avremmo introdotto un elemento di disparità. Quindi questa è stata una nostra caparbietà. Lo stesso mondo della giustizia non capiva questa differenza. Addirittura, pensate, la metto un po' scherzosamente per rendere più leggera la nostra chiacchierata, uno dei primi testi che loro ci hanno presentato esordivano dicendo il medico o chirurgo. Allora ci siamo proprio capiti. Se pensate che ci possono essere dei chirurghi che non sono medici, allora dobbiamo ripartire proprio dall'ABC. Questo per farvi solo un esempio di come in alcuni mondi la cosa è molto più complicata di quanto possa apparire. Quindi questi due punti generalisti, cioè tutte le strutture e gli esercenti della professione sanitaria, sono un elemento importante. Il testo della legge si articola sostanzialmente in una parte iniziale del testo che a nostro avviso è, almeno al mio avviso, è il cuore dello spirito che ha animato l'elaborazione di questo testo, fatte le premesse dei motivi che ci hanno spinto a arrivare a tutto questo, e cioè il tema della prevenzione. Quante volte lo diciamo nelle nostre discussioni, nei nostri dibattiti all'interno delle aziende, nei confronti tra medici e infermieri, con i cittadini, prevenzione, prevenzione, prevenzione. Qui a mio avviso abbiamo in qualche modo spiegato in maniera chiara che per noi l'elemento vincente è quello di investire nelle strutture di risk management, nelle strutture che si devono occupare in ogni angolo del paese, in ogni struttura pubblico o privata, così abbiamo scritto, sanitaria e sociosanitaria, di costituire, a seconda della complessità della struttura con cui devono avere a che fare, un ufficio, una realtà che si occupi appunto della prevenzione, del monitoraggio, del controllo, della gestione, di tutto ciò che è riferibile al tema ovviamente del rischio sanitario, del rischio in sanità. Quindi le venti sentinella, il semi-errore, il tema degli audit, eccetera, eccetera. Questo argomento è per noi l'argomento centrale, perché vuol dire veramente investire prima di tutto nella costituzione di questa rete in tutto il territorio nazionale. E questa cosa, come ben sapete, non è assolutamente scontata. Fra l'altro, piccola premessa, noi abbiamo ribadito in legge che tutte le strutture pubbliche e private, sanitarie e sociosanitarie, devono avere la copertura assicurativa. Qualcuno di voi che vive a Bologna o in Emilia Romagna o in Toscana dirà, beh, non esistono strutture che non hanno la copertura assicurativa. Esistono purtroppo ancora oggi nel nostro paese esistono strutture che esercitano e fanno attività assistenziale senza una copertura assicurativa, senza cioè avere la tutela, la garanzia che se succede un sinistro o qualunque esso sia, questo ovviamente possa essere elemento di garanzia per il cittadino che ha subito un danno o per il professionista che in qualche modo è stato coinvolto dalla vicenda.
Quindi l'elemento importante, centrale, è questo dell'organizzazione capillare, un modello organizzativo che ci siamo inventati. Vedremo se funzionerà, io penso di sì, e cioè tutti gli uffici del risk management del territorio della regione, delle strutture della regione, afferiranno al coordinamento per il rischio clinico regionale, che elaborerà sostanzialmente, si occuperà della formazione, si occuperà, pensate quanto è importante, quanto saranno importanti i profili formativi che si possono intraprendere proprio per formare gli operatori che si occupano di questa materia, di questo settore, a tutti i livelli. Potrà diventare anche, come dire, un'applicazione, una specializzazione delle nostre branche, delle nostre attività professionali, perché a regime in ogni realtà ci dovranno essere queste competenze e queste professionalità. L'elemento importante, che poi dal centro per il rischio clinico regionale, tutto finirà in un osservatorio nazionale presso Agenas, che avrà il compito ovviamente di omogeneizzare ciò che avviene nel nostro paese, che un evento che si è verificato nell'ospedale di Bologna diventi non solo patrimonio dell'Emilia Romagna ma dell'intero paese. Questa è la filosofia di fondo, e su questo devo dire, su questo punto mi piace sottolineare due cose. Uno è anche merito dell'attenzione e del confronto che con Annalisa abbiamo avuto durante il dibattito della legge. Chi potrà svolgere questa funzione? Non tanto partecipare ovviamente all'ufficio e al contributo che quella struttura o quell'ospedale darà nell'elaborazione e nella prevenzione di questa materia, ma soprattutto chi potrà svolgere il ruolo del risk manager, cioè del coordinatore di queste funzioni? Beh, nella ultima scrittura del testo della legge, voi lo sapete, abbiamo scritto che possono essere tutti coloro che hanno una comprovata esperienza nel settore e una formazione specifica, pensando anche ai master che voi fate, che fanno molti professionisti in questo settore. Quindi potrà essere un infermiere, potrà essere anche un ingegnere gestionale, potrà essere un avvocato, potrà essere un medico, potrà essere cioè una figura che si è specializzata e si è formata in questo settore, che avrà la competenza di poterlo fare, di poter guidare una struttura di questa portata. È anche un profilo professionale futuro che noi potremmo pensare, che i percorsi formativi delle nostre branche potranno anche ovviamente enfatizzare e valorizzare. Lo dico perché anche qui, a mio avviso, abbiamo, come dire, centrato l'obiettivo, abbiamo, come dire, posto sullo stesso piano tutte le figure professionali che operano all'interno del sistema sanitario del nostro paese. C'è un altro tema importante, che voi sapete quanto è importante, è gli audit. Abbiamo inserito nell'ultima parte del dibattito proprio in aula quella che sembrava la cosa più drammatica per il mondo della giustizia, la secretazione degli audit. Voi sapete che nell'elaborazione del rischio, se ovviamente la redazione dei verbali diventano patrimonio di un magistrato che fa l'inchiesta e che poi chiama in causa coloro che hanno contribuito invece all'individuazione del rischio, del causa o del danno, e vengono chiamati in causa, quel professionista la volta dopo ovviamente ci saluta e vi ringrazia. Ecco perché noi nel testo della legge abbiamo specificamente, questa è la volontà del legislatore, abbiamo detto che tutti gli atti che sono il frutto dell'elaborazione, del percorso, eccetera, eccetera, non possono essere acquisiti a fini giudiziari, quindi la cosiddetta secretazione degli audit. L'argomento molto contestato, ci sono diverse posizioni politiche su questo, qualche forza politica ha detto voi volete imbavagliare la magistratura, nulla di tutto questo. Quando qualcuno fa queste affermazioni perché non sa che cosa sono gli audit. E allora qui è stata dura spiegare a qualcuno che cosa erano gli audit, soprattutto qualcuno che non sa di cosa si stia parlando. Qualcuno ha detto ma l'intercettazione, no, non c'entrano niente, state tranquilli che non togliamo, non c'entra nulla l'intercettazione, però sapete l'argomento è particolarmente complesso. Vado due piccoli flash e poi lascio la parola agli altri, perché magari poi ci saranno le domande e sarà importante sentire anche le vostre perplessità. La legge si incentra ovviamente su due cardini: la modifica del codice penale, arrivando in una sostanziale depenalizzazione dell'atto sanitario, quindi si riconduce al tema della colpa grave, ma viene meno anche l'imputazione per colpa grave se il professionista si rifà alle buone pratiche cliniche assistenziali e alle linee guida.
Qui c'è un grande dibattito sul tema della linea guida, lo sapete, l'abbiamo affrontato soprattutto con alcune categorie di professionisti, su questo è il frutto di un grande elaborato. Su questo, se volete, si può fare anche poi un approfondimento successivo. Però la cosa che deve passare concettualmente e che non riuscivano a capire nel mondo della giustizia è che le linee guida non possono essere utilizzate come esimente per la depenalizzazione dell'atto sanitario. Pensate che addirittura ci avevano proposto la contestuale pubblicazione entro 2 anni di tutte le linee guida pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Ora, voi che sapete cosa sono le linee guida, ma ce le vedete le linee guida pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale come se fosse un decreto attuativo? Cioè, il frutto dell'elaborato continuo della scienza e della, come dire, della cultura scientifica a livello internazionale non possono essere, come dire, pubblicate in una gazzetta ufficiale, tantomeno tutte contestualmente. Chi è che definisce se sono tutte, se sono poche, se sono tante, se sono 200, se sono 2000? In continua evoluzione. Ecco perché abbiamo cambiato il testo con grande chiarezza e abbiamo detto che le linee guida sono un pezzo del ragionamento. A questo si deve associare il comportamento del professionista a 3 altri elementi importanti: le linee guida, le buone pratiche cliniche assistenziali e poi all'azione scienza e coscienza. Ecco perché nel testo della legge noi abbiamo fatto un riferimento importante che ci tengo a sottolinearlo con voi, perché non tutti l'hanno letto nel testo, perché è una parte che per i non addetti ai lavori rimane sempre, come dire, un lessico un po' specialistico. Agli effetti di quanto previsto è esclusa la colpa grave quando, salvo le rilevanti specificità del caso concreto. Le specificità del caso concreto sono quelle situazioni che portano ad una scelta del professionista che potrebbe andare addirittura contro quanto è scritto nella linea guida delle buone pratiche cliniche assistenziali. C'è da salvare la vita di una persona, e il paziente multipatologico 90enne che ti sta morendo, forse si può dare la possibilità in scienza e coscienza di quel professionista di fare cose che non potranno mai essere codificate in nessuna linea guida al mondo. Ecco l'elemento centrale di questo ragionamento. Ecco che non possono essere imbigliate in linee guida che esistono ma potrebbero anche non esistere, che sono aggiornate ma potrebbero essere anche continuamente aggiornate, perché vuol dire non comprendere altrimenti il significato centrale della legge. Le linee guida, chi deve fare le linee guida? È un argomento che abbiamo discusso. Ci sono 2 scuole di pensiero. La prima scuola di pensiero dice lo deve fare lo Stato, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità. Noi rispondiamo che forse no, perché sarebbe come dire far passare l'idea della medicina di Stato, imbrigliando quello che è il frutto dell'elaborato scientifico del mondo delle professioni, delle società scientifiche, dell'elaborato culturale che viene prodotto a livello internazionale e a livello nazionale. Da quell'altra dice diamo la delega alle società scientifiche. Un momento, a quali società scientifiche? E allora lì abbiamo rimandato a un decreto del Ministero della Salute che dovrà fare un processo di accreditamento e di selezione delle società scientifiche meritevoli, cioè quelle società scientifiche che non hanno prima di tutto un conflitto di interessi con le società del farmaco, perché è troppo facile essere finanziati da una società multinazionale del farmaco se poi dopo ti fai delle linee guida che potrebbero favorire quei prodotti di quella società, di quella impresa del farmaco, che abbiano un radicamento, un'articolazione di carattere nazionale, una presenza dei professionisti rappresentativa importante sul territorio nazionale, che abbiano un legame, un collegamento con quanto avviene nel resto del mondo, perché anche qui sulle linee guida non è che ci sia da inventare molto, si prendono le linee guida già a dibattito di confronto a livello internazionale, si adatteranno, si tradurranno in italiano, si porteranno al confronto scientifico del nostro paese, ma non è che c'è da inventarsi. Questo poi è la soluzione ottimale? Non lo so. Però sicuramente di queste 500 società scientifiche che abbiamo nel mondo sanitario italiano, molto probabilmente si ridurranno in maniera drastica e saranno un pool di realtà le più accreditate, le migliori. E questa è una soluzione definitiva? No, la soluzione definitiva a cui noi aspiriamo, almeno io, la Donata, ma credo anche Annalisa, è quello di arrivare ad un organismo indipendente, modello NICE inglese, che si possa arrivare a quell'obiettivo. Qualcuno dice, ma perché non avete scritto legge? Per un semplice motivo.
che se non mettevamo in legge si deve costituire un organismo, bisogna trovare i soldi, da chi è composto, entro quanto deve prudere, cioè noi fra 5 anni eravamo sempre a discutere del mini guida e questa legge non trovava ovviamente luce. Quindi abbiamo trovato questa formulazione intermedia che a mio avviso può essere accettabile, che può essere migliorata, ma sicuramente al Senato ci sarà forse la possibilità di migliorarla, almeno nelle specifiche delle cose che vi dicevo, ma è comunque un punto di riferimento importante del tema delle linee guida. L'altro punto, e poi mi taccio, è quello della responsabilità civile. Questo è l'elemento cardine del costo poi sostanziale che noi abbiamo in questo momento del Paese del contenzioso. Noi abbiamo, come ben sapete, il mondo degli avvocati, non tutti, ma insomma molti studi legali in maniera un po' anche avventuristica, in maniera al limite del codice deontologico, fanno pubblicità ingannevole nei nostri pronto soccorso dicendo: non vi preoccupate, il tuo diritto è a guarire, non a essere curato, ma a guarire, come veniva detto giustamente stamattina, per cui te, se hai un piccolo problema, ci siamo noi. Se poi noi facciamo la causa e vinciamo la causa e abbiamo l'indennizzo del danno, facciamo 50-50 come si fa a gioco del vino. Se invece perdiamo, non vi preoccupate, non vi chiediamo nulla. Voi capite che è difficile che un cittadino non abbia da ridire su qualcosa che gli è successo in un ospedale, in una prestazione, e lì sono moltiplicate in maniera strepitosa purtroppo i contenziosi legali. Pensate che in questo momento nel nostro paese abbiamo 300.000 cause di contenzioso legale in sanità. Dal 1999 in poi c'è stata un'esplosione. E questo per quale motivo? Perché semplicemente un avvocato di fronte a una richiesta di un cittadino faceva due azioni parallele e fotocopia nei confronti dell'ospedale e nei confronti del professionista. Poi provava, se gli andava bene l'uno o l'altro, poteva andare bene tutte e due, poteva andare bene una sola. Ecco, noi quello che vorremmo impedire, anziché vorremmo facilitare, è che il cittadino, se giustamente ha avuto un danno ovviamente constatato, giudicato tale, quindi se il cittadino ha ragione, si debba rivolgere soprattutto e esclusivamente nei confronti della struttura sanitaria, nei confronti dell'ospedale. Ed è per questo che rimane come oggi la responsabilità di natura contrattuale tra il cittadino paziente che si rivolge all'ospedale e l'ospedale stesso. Se però, e questo ve lo spiego in maniera molto chiara che mi sembra efficace, quel cittadino paziente danneggiato decide che non si accontenta dell'indennizzo che potrà fornire l'ospedale, ma decide di richiedere il danno anche a dottor Federico Gelli o alla dottoressa Annalisa Silvestro, perché ce l'ha con loro, perché secondo lui sono stati loro a causargli quel danno e quindi vuole soldi anche da loro, allora noi diciamo: un momento, questo tipo di rapporto cambia, non è più diretto come avveniva oggi di natura contrattuale, ma diventa di natura extracontrattuale, per cui l'onere della prova è a carico del paziente, che deve dire perché Federico Gelli e perché Annalisa Silvestro, perché potrebbe essere, come vi aveva detto all'inizio, una concausa di un lavoro di squadra, un problema complessivo organizzativo dell'ospedale, potrebbe essere tantissime cose. Ed ecco perché noi abbiamo alzato un elemento di tutela, di difesa nei confronti dell'esercente della professione sanitaria, per cui il cittadino che vuole coinvolgere l'esercente della professione sanitaria in questa partita ha maggiori tutele e il rapporto diventa di natura extracontrattuale. Tempo di prescrizione 5 anni e l'onere della prova a carico del paziente, cosa che invece rimane onere della prova a carico della struttura e 10 anni di prescrizione. Vi ho fatto questo, che è un esempio, mi sembra molto calzante, per spiegarvi che cosa cambia sostanzialmente. Con questo diverso comportamento, dove noi sostanzialmente riproduciamo e riportiamo un po' quello che avveniva prima del 1999, non è che ci siamo inventati nulla, il contenzioso andrà a diminuire con gradualità, non è che abbiamo la bacchetta magica, e quindi tutti quei cittadini che si sentiranno danneggiati non faranno quelle, come dire, cause cosiddette temerarie, come spesso ci sono oggi, ma faranno la giusta richiesta del giusto risarcimento nei confronti dell'ospedale. E magari l'avvocato un po' avventuriero che fino ad oggi faceva la fotocopia per chiamare in causa tutte e due, essendo come dire, un procedimento un pochino più complesso, perché dovrà
raccogliere le prove, dovrà, insomma, forse ci penserà due volte prima di agire contro il professionista. Su questo articolo, ma mi fermo, su questa legge c'è ovviamente anche l'azione di rivalsa, che è un elemento importante, perché in una questione di equilibrio, se poi alla fine il professionista, l'esercente della professione sanitaria, il medico infermiere viene condannato per colpa grave, solo per colpa grave, è giusto che come dire, contribuisca a risarcire il danno che lui ha determinato. Su questo noi mettiamo però quindi due paletti importanti: può essere perseguito dalla struttura dell'ospedale solo per colpa grave e solo per un massimo di 3 annualità all'ordine di stipendio, il che vuol dire che se c'è un danno da 1 milione di euro il professionista risponde per il massimo di 3 annualità all'ordine, ma noi mettiamo l'obbligatorietà della copertura assicurativa. E facendo un calcolo con l'ANIA, con l'Associazione Nazionale delle Assicurazioni, avendo le compagnie di assicurazione stabilito un tetto massimo, le 3 annualità, garantiscono polizze di assicurazione, che ovviamente sono diversificate a seconda dell'indennità e dello stipendio, facendo dei calcoli, secondo noi 30-40 euro massimo anno, 50 euro è massimo anno, è possibile avere una copertura assicurativa per un infermiere che lavora in una struttura pubblica. Quindi è vero che noi obblighiamo per la copertura assicurativa, ma una cifra come questa credo che sia sopportabile da parte di tutti noi, da parte di tutti i professionisti. Per i medici, visto che hanno un'indennità maggiore, magari sarà 200-250 euro all'anno. Però l'idea di rendere obbligatoria la copertura assicurativa solo per l'azione di rivalsa e dare la possibilità quindi di avere le spalle coperte, la tranquillità di poter operare senza avere la spada di Damocle, che cosa mi succederà, qui mi perseguiteranno fino alla terza generazione, mi porteranno via la casa, mi porteranno via fino alla terza generazione, questo non accadrà più. C'è il tema del percorso sull'azione di rivalsa, ma non voglio entrare su questo. Ci sono molti altri punti a favore dei cittadini, tipo l'azione diretta sulla compagnia di assicurazione e la conciliazione obbligatoria, ma è un altro argomento. Io mi sono voluto focalizzare su questi che riguardano maggiormente la professione infermieristica e degli altri operatori sanitari, per cui direi mi fermo qui, grazie per l'attenzione. Allora, poco, perché Federico ha già fatto un quadro molto ampio e penso sia più opportuno ascoltare le domande per vedere quali sono le cose che vi interessano di più. Io vorrei fare solo 2 rilievi per far capire quanto è importante questa riforma. Allora, non esisteva una legge sulla responsabilità professionale in sanità, quindi c'era delle norme di carattere generale che riguardano tutti i professionisti, quelle del codice civile, che sono state scritte nel 1942, quindi un bel po' di anni fa, e che non sono mai state aggiornate, ma riguardano tutti, cioè riguardano dall'artigiano che viene in casa a aggiustare qualche cosa, all'ingegnere che ha costruito la casa, a appunto chi opera in sanità. Non esisteva uno specifico riconoscimento dal punto di vista penale, non esistevano norme che rendessero uniforme a livello nazionale l'esistenza di uffici di risk management. Il tema assicurazione, lo sapete meglio di me, era il più variegato, con una tale situazione di fuga delle assicurazioni dal settore sanitario che addirittura le nostre aziende e la regione hanno inventato un sistema che si chiama autoassicurazione, che in pratica vuol dire accantono un po' di risorse e almeno fino a una certa cifra mi arrangio per conto mio senza andare a cercarmi un'assicurazione, che fra l'altro ormai erano 2 o 3 a livello globale, di quelle che poi quando hai bisogno spariscono, le vai a cercare alle isole Cayman. Quindi eravamo in una situazione di disordine, di grande discrezionalità della giurisprudenza, perché non essendoci norme chiare ognuno ha interpretato come riteneva giusto, di grande difficoltà anche per gli operatori. Il merito di questa legge è di mettere le cose in ordine. Poi uno può dire sul punto della rivalsa, sul punto dell'assicurazione vorrei qualcos'altro, riparliamone, però
fino ad ora un, come ha detto giustamente la vostra Presidente, testo unico sulla responsabilità in sanità non c'era. La seconda grande cambiamento è far capire in primo luogo a chi lavora nella giustizia che la professione medica e la professione sanitaria in genere hanno delle peculiarità. Non siete uguali al geometra e all'ingegnere, perché avere a che fare con la persona, con la complessità del paziente, non è la stessa cosa che una macchina che si rompe oppure una casa che è stata costruita da un gruppo di operai sulla base di un progetto, eccetera. È una cosa dove il rischio è insito nel lavoro che fate e quindi è necessario riconoscere che non lo si può affrontare con le stesse regole uguali agli altri. È una situazione nella quale l'essere uguali provoca invece delle ingiustizie. Apparentemente siamo uguali, nella realtà è diverso. Il paziente ha la sua storia, la sua anamnesi, il suo modo personale di vivere la malattia, di una situazione familiare diversa da caso a caso, un'aspettativa di vita diversa, oltre al fatto che puoi avere un uomo, una donna, un bambino, una persona anziana, e ognuno ha una sua specialità. Noi sappiamo che stiamo andando verso una medicina sempre più individualizzata, a maggior ragione dobbiamo riconoscere che c'è questa peculiarità. Il terzo elemento è uscito anche oggi quando siamo andati al convegno stamattina organizzato dalla Regione e dalla FIASO, ed è che noi siamo di fronte a un mondo non solo italiano, in generale, dove le aspettative sono elevatissime nei confronti della medicina. Magari li alimentiamo noi perché siamo giustamente orgogliosi che si è scoperto il farmaco nuovo nell'epatite piuttosto che trovare la cura all'Alzheimer o il suo vaccino, però le aspettative sono ormai diventate senza limiti. Quante volte di fronte al paziente o ai familiari del paziente vi siete trovati di fronte a un'incapacità di accettare un decorso non positivo o l'aggravamento della situazione e quasi il bisogno di cercare il colpevole quando in realtà si tratta di fisiologia. E questo, che è anche forse segno di una società che non riesce più a elaborare il lutto e affrontare i temi della morte, ma in ogni caso che ha difficoltà a accettare la sofferenza e ti chiede la pillola, no, per riuscire a superare i problemi, ha una ripercussione pesante anche dal punto di vista organizzativo nella relazione con i pazienti e anche alla fine dal punto di vista della quantità di processi che si avviano. Allora, spostare il faro dell'attenzione nei confronti dell'azienda invece che nei confronti di quell'equipe con i cui nomi e cognomi rischiano sempre di essere sbattuti sul giornale, è anche un tentativo di far capire che appunto la medicina ha dei limiti e anche che al giorno d'oggi è l'organizzazione spesso che viene chiamata in campo, la difficoltà relazionale magari fra più professionisti, un percorso che non è stato organizzato bene, insomma sappiamo che i motivi per cui è successo un errore possono essere tanti, ma sappiamo anche che a volte non c'è stato alcun errore e che questo ha necessità di essere in qualche modo attutito da una presenza dell'azienda che da questo punto di vista è dalla parte dei suoi operatori e dei suoi professionisti. E sono cambi anche culturali, quindi alla fine il lavoro che sta facendo soprattutto Geli andando in giro in tutta Italia a spiegarla è anche un tentativo di far capire i cambiamenti culturali che sono sotto un'impestazione di questo tipo. Faremo una gran fatica a farlo digerire, che so, agli avvocati, perché voi capite che è un po' di processi in meno, no? E quindi c'è un po' di lavoro in meno da fare. E faremo fatica ancora maggiore forse a far capire ai giornalisti che non te la puoi più cavare sbattendo lì il mostro in prima pagina, no? Che dovranno anche loro accettare che c'è invece una dimensione organizzativa. Penso a quei professionisti ostetriche, ginecologi chiamati in causa per
abbiamo avuto 4 casi di donne morte per parto o durante una gravidanza nella fine di dicembre, inizio di gennaio. In realtà gli ispettori ci dicono che ci sono stati soprattutto problemi di organizzazione, di cattiva comunicazione, e però chi è andato poi a finire sulle pagine di quei giornali in quella dimensione invece era chi alla fine aveva dovuto affrontare l'emergenza, e questo è profondamente ingiusto sia per loro. Abbiamo dovuto contenere delle richieste che stavano in questa logica, che sotto la voce trasparenza, che adesso va molto di moda, però volevano che nel sito dell'azienda ci fosse una pagina dedicata non ai condannati, che già io la trovo un abominio, ma a chi avesse dei processi in corso, perché io devo valutare dove andare. Che voglio dire, è un ragionamento che a tutti voi salta agli occhi che è assurdo, no? Anche perché bisognerà fare le proporzioni. Se io ho 2000 parti all'anno rispetto a uno che ne ha 200, forse anche il numero delle cause ha misure diverse, ma in ogni caso era quest'idea che ancora una volta va a cercare il colpevole, che deve essere opposto alla vittima in una dimensione da serie televisiva, no? Che non ha nulla a che vedere con quello che invece deve avvenire all'interno di una struttura, di un'organizzazione ospedaliera. Allora è il cambio culturale quello che è la cosa importante che vogliamo mettere in campo. In questo io chiudo riprendendo quello che Annalisa ha già detto e Federico ha ribadito. Il tema della relazione tra le professioni è centrale, non solo nei progetti di legge, nel tema dal punto di vista della sicurezza delle cure. Perché noi sappiamo che ormai la sanità è un'organizzazione complessa, ci sono più figure professionali, ci sono anche tra i medici più tipi di specializzazione e professionisti che devono collaborare insieme, o è tutto l'equipe che si sente insieme, unita e condivide le modalità, l'approccio, scrive regole, modalità organizzative fattibili e ha una relazione positiva, o alla fine è l'intero sistema che ci rimette. Da questo punto di vista il nodo che noi dobbiamo affrontare come responsabilità che ci dobbiamo assumere è quella di lavorare perché siano superate le attuali difficoltà. E portarle a livello di crisi non è una buona cosa, questo non è un braccio di ferro su chi fa cosa. Anche questa legge vuole entrare invece, ribadisce la necessità che è la collaborazione quella che ci dà i migliori risultati. Detta in altri termini più brutali, ma a Bologna necessari e chiari, questa legge è la chiara dimostrazione che se si lavora insieme e si condividono gli obiettivi ce la possiamo fare. Noi non abbiamo riscritto che c'è una specificità del medico, abbiamo scritto che c'è una specificità dell'operatore sanitario tout court. Ma questo non può valere solo per questa legge, perché fa comodo. Questo deve valere sempre per tutte le leggi e per tutti i modi di lavoro. Buonasera a tutti. E ovviamente ringrazio il Collegio PASV di Bologna di questa utile iniziativa per tutti, compresi tutti noi. Essendo io profondamente convinto che quando è stato già detto tutto è buona prassi non ripetere, mi limiterò a fare alcune sottolineature, probabilmente anche da un punto di vista particolare, che è quello ovviamente dell'amministratore locale, quindi degli impatti che poi le leggi e le scelte articolano poi sul territorio. Proverò a fare alcune sottolineature segnalando perché dal mio punto di vista siamo di fronte una volta tanto ad una buona legge, ad un buon disegno di legge oggi e auspicabilmente presto ad una buona legge. Innanzitutto io penso per un motivo di fondo che poi condiziona poi anche parte integrante della legge, anche i suoi obiettivi, e cioè che
il legislatore si è riappropriato di una funzione propria nel dirimere una materia complessa, non facendo una cosa che talvolta accade, cioè che davanti a cose complesse, delicate, dove si giocano molti interessi diversificati e confliggenti, si lascia fare alla giurisprudenza successiva, una giurisprudenza che fa fatica ad attaccarsi appunto ad una legge quadro, ad un testo unico, esponendosi ogni volta ovviamente al rischio, che è più che un rischio, una certezza, che vi sia una disequità nei giudizi, una variabilità e quindi l'assenza di certezze per poi chi tutti i giorni si trova ad operare. Si è fatta una scelta diversa, sicuramente, tant'è che non si era mai affrontato, l'ha detto bene Donata Lenzi, il tema della responsabilità in ambito professionale, in ambito sanitario, che detta così sembra incredibile, eppure era così. E quindi invece si è fatta una scelta che è quella di affrontare questa complessità, passarci all'interno e di farlo con l'orgoglio di riportare diciamo la sua accezione, lo dicevo prima parlando prima dell'incontro, la sua accezione forse originale e positiva, la parola equilibrio. Questa è una legge equilibrata, dove equilibrio non vuol dire, come talvolta ci siamo abituati, una mediazione al ribasso fra interessi e che quindi la leggiucola che alla fine mette insieme tante mediazioni, ma equilibrio vuol dire appunto non fare del conflitto il presupposto, non fare della sfiducia fra i soggetti in campo il presupposto delle relazioni, anche delle relazioni professionali, e credo che questo sia un altro elemento da sottolineare. E sicuramente non ci passerò molto tempo, perché è del tutto evidente, parliamo di una legge che ha una grande capacità di leggere un'attualità, un problema serissimo, quotidiano, che non solo si esprime dentro la larga definizione della medicina difensiva, che pure è un tema, ma nella specificità della quotidianità di ognuno, ogni operatore, ogni giorno, oggi, e alla quasi abitudine che ormai abbiamo fatto a delle cose che non dovrebbero essere oggetto di abitudine. Stamattina un amico, forse sapendo che oggi avevo questa chiacchierata, mi ha mandato una foto dell'ingresso dell'ospedale maggiore di Bologna, e davanti all'entrata dell'ospedale maggiore di Bologna c'è un pannello pubblicitario talmente grande quasi da coprire la scritta ospedale Pizzardi, di un soggetto, di una infortunistica, ma che evidentemente in quel contesto allargava le sue competenze ben oltre, diciamo, il tema dell'infortunistica, davanti all'entrata, a segnalare in modo neanche tanto implicito qual era il messaggio: prima ancora di entrare sappi che lì dentro possono succedere cose per cui avrai bisogno di me. Quindi certamente una necessità di affrontare questa, che è un'assurdità, è un non senso. E poi è una legge positiva perché secondo me affronta altre due questioni che non sono solo specifiche questioni pur rilevantissime professionali degli operatori, ma affronta due questioni che, se ben ci pensiamo, sono al centro anche delle critiche interne e anche tanto esterne, visto l'attenzione che sempre di più c'è a quello che è il giudizio esterno, europeo e quant'altro, al nostro paese. La prima, l'eccesso di contenzioso giudiziario e quindi i tempi conseguentemente e la certezza dell'esigibilità dei diritti, e questa legge affronta questo tema. E il secondo, l'eccesso di prestazioni sanitarie in una logica di medicina difensiva, ma anche in una logica di una trend di aumento dei costi dati proprio anche dall'eccesso di prestazioni sanitarie con tutte le conseguenze del caso, liste d'attesa, eccetera, eccetera. Quindi c'entra due questioni assolutamente centrali. Ancora, secondo me, una legge buona è una legge che quelle che in America chiamano win-win, cioè quella che non lascia delle vittime sul campo. E questa legge è win-win, se ne lascia forse solo una di vittima sul campo, io credo che sia bene che stia lì. Perché è una legge sicuramente che, dopo dirò chi, è una legge sicuramente che dà la trasparenza delle regole d'ingaggio, dà una certezza di tempi e di modi per il riconoscimento dei danni, quindi
lo spauracchio che tolga elementi di possibilità al cittadino, non è vero, dà diciamo elementi anche qui di certezza di tempi, quindi, e sicuramente dà una certezza di procedure ai professionisti sanitari. Chi ci perde, quindi per chi non è win, ci perde chi specula sulle fragilità e le paure delle persone, fra chi pensa di fare denaro speculando sulle paure, sulle fragilità, su un accesso alle informazioni che non è consapevolezza ma è solo accesso alle informazioni, eccetera, eccetera. Quindi io credo che questi siano aspetti importanti. Come sia importante, molto, anche in termini che vanno oltre la legge in sé, il richiamo alla certezza delle linee guida. Perché le linee guida, il richiamo alla certezza delle linee guida dà appunto un elemento di garanzia sulle certezze delle fonti, sulla trasparenza delle fonti, sono online, saranno messe online sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità e per tutti, per i medici, per gli operatori sanitari, tutti, per tutti i professionisti sanitari, ma anche per i cittadini che vorranno guardarci, e dall'altro l'autorevolezza, mi permetto di dire, delle fonti. Cioè questa scelta di costruire le linee guida affidandole a società scientifiche certificate, accreditate in un percorso, diciamo, mi piace dal punto di vista appunto del recupero di un'autorevolezza, che è una cosa ormai che stiamo perdendo nella società del uno vale uno, l'opinione di chiunque vale come quell'altra, nell'epoca di Google. Insomma, il fatto di affidare a società scientifiche che hanno una loro credibilità credo sia importante. Mi permetto di dire che nel farlo, e questo è il lavoro che dovrà essere di fronte, lo stesso equilibrio nel coinvolgimento di tutti i soggetti, di tutti gli operatori sanitari, dovrà essere mantenuto anche nell'elaborazione di quelle linee guida. Lo dico, ho di fronte il presidente del collegio dei tecnici di radiologia, insomma, perché talvolta quando protocolli vengono redatti, diciamo, con presenze che motivano qualche sospetto di conflitto di interessi, diciamo, il rischio è poi che le premesse di equilibrio da cui muoviamo non vengano confermate negli esiti di queste stesse. Quindi autorevolezza delle fonti come cosa importante. Altro tema, veramente una sottolineatura velocissima, l'obbligo di conciliazione. Appunto, siamo un paese sommerso dalle cause che non arrivano a termine, lo spingere, obbligare verso una conciliazione, investire sulla cultura della mediazione, non solo su quella del conflitto, credo che sia un altro portato importante di questa legge. Velocissimamente, trovo molto interessante il coordinamento anche sul livello regionale e poi a cascata su quello nazionale dei risk manager, e quindi costruendo via via una letteratura nazionale sul rischio clinico, credo sia un fatto straordinariamente importante. Importante e bene è stato fatto ad inserire l'inclusione delle strutture sociosanitarie. Io oltre alla sanità ho la delega all'integrazione sociosanitaria, e chi ha visto una struttura sociosanitaria nell'anno domini 2016 sa che lì dentro c'è un case mix, una complessità, una sanitarizzazione tale per cui assolutamente centrale anche lì il tema del rischio clinico. Trovo, è stato detto, positivo il divieto di utilizzo degli audit nella gestione del rischio clinico. Credo che qui sia un principio di civiltà giuridica e sanitaria, perché al di là delle semplificazioni sulle intercettazioni, che appunto sono altra cosa, ma in generale la verità non esce quasi mai guardando ex post dal buco della serratura, e quindi credo che sia un fatto importante. Ultima cosa che voglio dire, io credo che questa, anche lo dico qui al collegio infermieri, credo che questa legge nella sua attuazione, se come auspico saprà tener fede anche nella sua fase attuativa e nella sua poi pratica quotidiana, le premesse che dicevo, credo davvero possa restituire una serenità nuova, un contesto nuovo in cui provare a recuperare quell'alleanza terapeutica fra professionisti sanitari e cittadini che si è andata profondamente erodendo intorno a questo clima di sfiducia e paura reciproca, e quindi credo che sia un fatto importante, e credo, a proposito di serenità, che possa aiutare anche a recuperare una serenità in relazione alle responsabilità, alla gestione e alla condivisione della responsabilità anche nel rapporto fra i professionisti sanitari
e a definire questi rapporti, questa relazione anche ancora una volta intorno a certezze, a protocolli, a, il fatto di richiamarsi a fonti certe, a prassi condivise, credo sia un elemento importante, lo dico in un territorio dove negli ultimi tempi sono successe cose particolarmente spiacevoli e dove prassi consolidate che hanno portato a qualificare l'offerta, penso alla vicenda a tratti davvero assurda che ha riguardato l'emergenza urgenza il 118, ecco, il fatto di potersi richiamare a fonti certe, a protocolli definiti che magari semplicemente appunto certificano prassi consolidati di qualificazione dell'offerta sanitaria sul nostro territorio, penso che possa dare elementi di certezza e serenità che consentano a tutti di lavorare nel migliore dei modi. Quindi bene, grazie, e cerchiamo davvero di dare attuazione altrettanto positiva a questa legge. Allora, tutti interventi molto molto interessanti. Io direi, visto che ci siamo organizzati così, che siete tanti, che probabilmente avrete cose da chiedere, da approfondire, di passare la parola a voi, là dove volete puntualizzare delle questioni o chiedere dei chiarimenti su alcune questioni. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Massimo Romanelli, Presidente del Collegio Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della provincia di Bologna. È chiaro che questa legge, come chi meglio di me, fa fare grossi passi in avanti per le professioni. È chiaro che il mio percepito come professionista e come presidente del collegio mi impone di fare qualche domanda, perché quando si parla di relazioni, sinergia tra le professioni, il mio percepito in questo frangente, anche se mi auspico che vada sempre nella direzione che tutti, è molto basso. Oggi si parla molto di sinergia, ma in effetti nella pratica non esiste. Okay? Le professioni sanitarie, c'è scontro tra professioni sanitarie e medici, purtroppo, ahimè, io lo devo dire, ci arricchiamo di belle parole, ma nella pratica è effettivamente così. Linee guida sono una cosa che ci portano avanti, ma può essere anche, noi come tecnici di radiologia oggi abbiamo un contenzioso sulle linee guida, pubblicate, cioè da quello che diceva lei onorevole Gerli, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Poi linee guida che dovrebbero essere ottemperate pedissequamente, ma nella realtà ciò non avviene, siamo tutti in abuso e in manchevolezza da parte di qualche professionista, dovremmo fare delle cose, insomma non le facciamo. Quindi c'è un grande caos, è un grande caos. Le linee guida, prendo anche spunto da quello che diceva l'assessore, non devono essere, cioè è chiaro che se io ho una società scientifica prettamente di una tipologia, di una professione, cosa vuole che faccia con le linee guida? Faccio delle linee guida a favore di quella professione. Quindi no, no, però è così. Lo so, perché noi abbiamo non dovrebbe essere così, ma perfettamente lo auspico anche io, purtroppo abbiamo la realtà che oggi noi stiamo vivendo e stiamo in questo contenzioso. Perfetto, perché noi abbiamo un vengo che perfetto. Quindi ho capito di cosa sto parlando. È chiaro che le linee guida devono essere bollate, come dice lei, certificate, ma credo che ci debba essere una multiprofessionalità di chi redige le linee guida e non solamente di una tipologia o di una determinata professione. Quindi il cambio di cultura auspicato dalla onorevole Lenzi, io me lo auspico anche io, nel senso che veramente dobbiamo cambiare cultura. Se lavoriamo in team, come diceva l'Annalisa Silvestro, l'onorevole Annalisa Silvestro, o lavoriamo in team o non lavoriamo in team. Linee guida ancora, ma se un professionista sanitario ottendera a quelle linee guida e poi dice, scusi dottore, le faccio notare una cosa, che lei sta uscendo da quello che è il protocollo, linee guida, come la mettiamo? Oggi la risposta è, stai zitto, lascia stare, non sei in grado di. Allora questo ci porterà dei contenziosi all'interno delle professioni sanitarie. Allora, come professionisti faccio la domanda, possiamo interpretare anche noi effettivamente quei protocolli e quelle linee guida in autonomia e per quello che ci hanno insegnato l'università? Punto di domanda e mi fermo, grazie.
Grazie per gli interventi che sono stati veramente preziosi. Grazie anche a Massimo Romanelli, perché mi riallaccio a una cosa che diceva adesso. Io sono un'infermiera e mi stavo chiedendo, quando si parlava di linee guida, mi venivano in mente i contenziosi che abbiamo avuto appunto in questa regione per quanto riguarda il 118 e non solo, quando si parla di certificazione, e mi riallaccio a un discorso che è stato fatto anche stamattina sul discorso della autoreferenzialità o meno di certe professioni. Quindi vorrei che ci chiamassimo tutti professioni sanitarie, non le altre professioni sanitarie. Cioè, siamo professioni, smettiamo di dire le altre professioni sanitarie. Siamo, perché se continuiamo a dire le altre vuol dire che ce n'è una che sta dall'altra parte. No, siamo professioni sanitarie tutte, ok? Perfetto. Detto questo, abbiamo l'atto sanitario, viva Dio, finalmente abbiamo codificato anche questo in questa legge. E l'atto sanitario è l'atto che fa un professionista in scienza, coscienza, sulla la base anche della propria deontologia, che è stata richiamata e non richiamata, perché la deontologia è quella che dovrebbe servire appunto per normare, non dal punto di vista legislativo, ma di norma comportamentale, quello che è il vivere con i cittadini, tra professionisti, e quindi anche con le istituzioni, giusto? Codice deontologico è la base per chiamarsi professionista, altrimenti non sei un professionista. Quindi la certificazione dei professionisti vorrei che arrivassero a fare, anche in Italia, ordini, collegi, istituzioni, tutte quante, ordini tutti, spero presto, anche noi, così saremo professione a tutti gli effetti, anche su questo non saremo più diversi da altri, e avere quindi anche la possibilità di dire ai cittadini: è certificata la struttura, ma è certificato anche il professionista. Perché? Perché il professionista viene revisionato ogni tanto, anche in Italia, come avviene già all'estero, perché così sono certo che ci sarà quella competenza che richiamavate stamattina, quella che il cittadino vuole sentirsi dire, non quante volte ho sbagliato, ma quante volte ho fatto bene, è ora che mettiamo in luce, quante volte io ho fatto 10.000 colon piuttosto che 10.000 protocolli, mi sono occupata del rischio piuttosto che... Questo dobbiamo enfatizzare come cultura, prima di tutto tra di noi, che non abbiamo. Poi la dobbiamo insegnare ai cittadini, con i quali dobbiamo incontrarci più spesso. Grazie. Io sono presidente del Tribunale della Salute di Bologna e noi come associazione di volontariato, organizzazione di volontariato da 72 che qui a Bologna abbiamo questa organizzazione. Voi ci conoscete e sapete benissimo che noi non abbiamo mai incentivato nessuna lite. E però 300.000 cause oggi presenti in 15 anni, siccome insegnavo epidemiologia, dobbiamo fare la differenza tra la prevalenza e l'incidenza. Cioè, siccome abbiamo delle cause che durano 10 anni, ecco, capite bene che noi abbiamo ancora quelle del 99, alcune di quelle sono ancora in piedi. Quindi non sono tante, adesso vi dico, non sono tante, perché se in America per le assicurazioni pagano dal 20 al 30% del fatturato, vuol dire che grosso modo, fatto salvo che bisogna togliere la percentuale che, ma in termini di risarcimento, i danni che crea il Servizio Sanitario Nazionale sono di quell'ordine di grandezza lì, 20-30% di ciò che incassa. Per questo avevamo proposto ancora ai tempi di Balduzzi di non fare riferimento al risarcimento, ma all'indennizzo, che è un'altra cosa. Cioè, io ti incontro per la strada, ti metto sotto, è chiaro che devo risarcirti, ma quando io ho un paziente che sta male, che viene al Servizio Sanitario Nazionale, non è la stessa cosa. Questo va a favore dell'operatore. Cioè, non posso, la persona che viene al Servizio Sanitario Nazionale, che guadagna 1 milione al giorno, io non posso risarcirla in quei termini lì. Come quello che succede con le trasfusioni con problemi, no?
con le vaccinazioni c'è l'indennizzo, cioè c'è un equo indennizzo che è molto inferiore in genere a quello che è il risarcimento, perché nel momento in cui tu vieni da me, Servizio Sanitario Nazionale, chiaramente tu non sei uno che mi paga contrattualmente, per cui io vado 1 milione al giorno e vado dal grande esperto e lo pago 1 milione per la prestazione, quindi questo volevo dire. Purtroppo si scelta invece la strada del risarcimento, che secondo me, ma non solo secondo me, da anni, no, si diceva era meglio, molto meglio, sulla quella dell'indennizzo, anche perché purtroppo la nostra giustizia è quello che è. È vero che c'è questa conciliazione a priori, ma le conciliazioni che si sono fatte fino adesso hanno portato ben pochi risultati, purtroppo. Avevamo fatto con l'ordine dei medici che siede qui di fronte un patto, no? Dicendo facciamo una conciliazione, ma una conciliazione seria, in cui c'è un vero magistrato, anche quello è strano che i magistrati riescano a trovare il tempo anche a fare, però è così, insomma. Veniva il magistrato, un vero magistrato, il paziente era difeso dall'associazione di difesa dei diritti, se voleva un avvocato, se voleva lui fare i suoi, e dall'altra parte l'ordine che... Beh, questa purtroppo non ha funzionato, ci abbiamo provato, ma anche questa è andata a Remengo, ridente località vicino a Venezia. Allora, questo problema, no, è un problema quindi che non viene risolto così, purtroppo, se stiamo al passato. Lo stesso discorso, mi raccomando, anzi lì ci raccomandiamo moltissimo, che quella selezione delle società scientifiche sia fatta veramente in maniera estremamente puntigliosa, perché purtroppo noi abbiamo delle aree della medicina, faccio un nome, cardiologia, no? Dove insomma lì andiamo sul sicuro, no? Poi abbiamo neuropsichiatria infantile, per non far nomi, che insomma è molto 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 meno, insomma. Dopodiché noi abbiamo avuto proprio di recente a Roma tribunale che ha detto, a fronte di una neuropsichiatra infantile che per un bambino che era stato già diagnosticato con autismo a 2 anni e mezzo in un ambiente sicuramente qualificato come il bambino Gesù, gli ha fatto perdere più di un anno senza fare assolutamente nulla. Ho detto Roma per non dire di Bologna, ma l'avrei potuto dire. Quindi queste cose la società di neuropsichiatria infantile, ecco, ha al suo interno una componente pesante di quelli che dicono se anche si aspetta meglio è. Allora il magistrato ha detto va bene lo stesso, perché la linea guida è soltanto indicativa, quindi qui veramente noi dobbiamo avere delle linee guida molto serie, io direi quasi perché non le prendiamo e le traduciamo dall'NICE, dal NAS, prendiamole, facciamo come abbiamo fatto con i DRG, che è stata una disgrazia. Qui invece non sarebbe una disgrazia se prendessimo le linee guida loro e le traducessimo, perché sicuramente saremmo un passo avanti, come facevano i giapponesi una volta, che copiavano ciò che di buono c'era. Quindi ecco, su questo io dico state non attenti ma attentissimi, e vi prego veramente di prendere in considerazione quell'altra ipotesi, proprio quello di copiarle, di tradurle e copiarle. Poi da lì si parte per fare le modifiche, le innovazioni, ma da lì siamo già 5 anni avanti. Paolo Mazzagoratti, tecnico radiologia, direttivo Collegio di Bologna. Solo per aggiungere alcune cose, innanzitutto mi ha fatto piacere l'intervento di Evita, perché non vorrei che questa cosa mia fosse considerata un cortocircuito, però io posso dire che prima è stato accennato il fatto di collaborazione fra le professioni, e mi piace ricordare che con Evita, andiamo indietro di un bel po' di anni, c'è stata una collaborazione fondata sul rispetto professionale delle competenze dell'uno e dell'altro. Parlo di attività di livello di direzione professionale, quindi possiamo dire che la collaborazione tra le professioni, tanto richiamata adesso, non è una cosa nuova, poteva, e ci sono dati oggettivi, che essere applicata già in passato. Sulle linee guida ha già detto Massimo, nel momento in cui una linea guida deprofessionalizza non riconoscendo un decreto ministeriale che istituisce una professione, mi dispiace, ma quella linea guida non può avere valore. Un ulteriore evento, questo che è tutt'altro che un paese normale, dove abbiamo università che portano avanti percorsi estremamente professionalizzanti,
parlo ad esempio di master, abbiamo, ogni tanto decantiamo su articoli online Quotidiano Sanità che i tecnici di radiologia sono riusciti a fare nel 2012 un accordo con i medici radiologi su dei percorsi professionalizzanti, master di risonanza piuttosto che amministratore del sistema, che però nella realtà non danno luogo a nessun tipo di riconoscimento di questa professionalità, perché comunque il tecnico viene tenuto fuori da ambiti già decisionali ma anche progettuali, quindi questo è sicuramente un problema. Non possiamo pensare che da un lato qualcuno ci dica sì, prendi pure il master, poi dopo che ci sia qualcuno che dice col paziente stai sereno perché sono io l'unico garante del processo, perché dopo se sei l'unico garante vengo a chiedere a te la responsabilità. E per i politici stare sereno è molto. L'ho usato nel proposito, come concludo dicendo che giustamente stamattina il dottor Venturi, mi rifaccio a quella infortunistica davanti al maggiore, perché un discorso è dire a un paziente, come ha detto il dottor Venturi, ricordati che devi morire perché è un fatto ineluttabile. È una cosa diversa trovarsi ricordati che qui puoi morire, perché il messaggio è molto diverso. Se lavoriamo bene forse ci evitiamo il problema di dover mettere un banchino con amuleti ed ex voto per convincere qualcuno che quello che dice quell'infortunistica non è poi così vero. Giovanni ci parla, presidente del Collegio Pasti di Parma, e faccio la valletta di mestiere. Evidentemente hai capito. Vedo la valletta con la barba. Due sollecitazioni, innanzitutto complimenti a voi per il lavoro svolto, perché credo sia sotto gli occhi di tutti una cosa che serviva, una cosa fatta bene, e quindi complimenti a voi, speriamo che l'iter parlamentare prosegue senza intoppi rapidamente fino alla fine per dotarci di questa legge di cui avevamo certamente bisogno. Prima si è parlato dell'inserimento delle strutture socio-sanitarie, ora si apre una problematica però, nelle strutture socio-sanitarie i professionisti sanitari non ci sono, o ci sono poco in termini numerici, di ore. Questo è un problema legato alle strutture del territorio che bisognerà affrontare, perché molte volte ci sono operatori sociosanitari che gestiscono in autonomia, ad esempio in questa regione con estrema autonomia anche gestionale, le strutture del sociale, senza che vi sia un coordinamento di nessun tipo infermieristico, quando invece è previsto da altre norme. Insomma, i temi sono certamente conosciuti, oppure professionisti educatori o che vengono dal mondo delle assistenti sociali, delle formazioni sociali. Quindi questo credo che sia un problema che aver inserito giustamente in questa norma il termine socio-assistenziale apre fatalmente, perché poi dopo bisognerà chiedersi chi in quelle responsabilità debba avere problemi. L'altra questione, certamente lo scontro fra le professioni, lo viviamo un po' tutti i giorni, devo dire che credo, io sono piuttosto recente di formazione, una decina d'anni, 12 anni che faccio questo lavoro, credo che in passato non vi fosse scontro semplicemente perché da parte nostra non c'era la sollevazione del problema, ecco perché è da 20 anni che il quadro normativo avrebbe previsto cose del genere. Credo che per molti anni abbiamo anche messo in campo un grande fair play nel approcciare la professione medica, perché avremmo potuto salvarlo in modo diverso negli ultimi anni. Io sono Certamente. C'è però nelle proposte di legge che questo Parlamento, che sta dimostrando di fare buone leggi, io credo che una l'abbia fatta o abbia fatto un passo avanti su una buona legge anche ieri personalmente, grazie. Il Senato credo che ieri abbia fatto una buona cosa, credo che voi facciate una buona cosa con questa, ma c'è anche la proposta di legge in cieco, nella questione del Parlamento e che gira sui banchi del Parlamento, quindi visto che ci sono tre parlamentari qua, che è nel cassetto, io vi invito a far sì che non venga fuori un altro che domani vada a dire, a differenza della proposta di legge che abbiamo fatto, che credo sia corretta, che vi è una professione che in fin dei conti più delle altre guida la nave o conduce l'aereo nell'Afton o fa tante cose interessanti che non riguardano il mondo della sanità. Grazie. Buongiorno, mi chiamo Cesare Barba.
Volevo fare una domanda proprio tecnica. Questa legge prevede, avete pensato all'abolizione dell'articolo 3 della legge Balduzzi sulla... cioè, credo che in automatico... perché con tutte le sue contraddizioni crea tutta una serie di problemi nella, nello svolgimento appunto della... Buonasera, sono Virginia Lepore, lavoro a Sant'Orsola, sono coordinatore di un pronto soccorso pediatrico. Ti rispondo subito alla provocazione che hai fatto tu sulle strutture sociosanitarie, sono già la soluzione di cui parlò l'onorevole Silvestra Lotte Ripetta, credo, 20 anni fa, cioè di fare di pleasure moment e quindi con gestione infermieristica prevalentemente a livello sia dirigenziale che gestionale con il medico a consulenza, perché di fatto sono persone, quindi per rispondere a te. Allora, io intanto vi ringrazio molto, non è un grazie demagogico, ma perché oggi mi sento un po' in Parlamento e questa è una cosa importante. No, nel senso che mi sento partecipe, la metodologia l'apprezzo moltissimo, ci fossero iniziative analoghe anche per altri disegni di legge, perché è ovvio che voglio dire, si può portare un contributo relativo, minimo, e la decisionalità è vostra inequivocabilmente, però è un tenerci in considerazione che non è assolutamente di poco conto. Non mi soffermo assolutamente su domande legittime che condivido, sulle linee guida e quant'altro. Quello che sottolineo e che io vedo anche dell'altro in questo disegno di legge, in questa proposta, e cioè vedo una ricaduta positivissima su una serie di recuperi temporali di risorse economiche e di risorse umane. Cioè, io che lavoro in un pronto soccorso pediatrico appunto, peraltro, banalmente traumi cranici, abbiamo le mamme che ci incalzano ma la TAC. Abbiamo dei medici molto bravi che si assumono la responsabilità clinica di dire io ritengo che non si debba fare, punto. Però ovviamente poi magari c'è quello più inesperto che ti portano a fare eseguire una prestazione che oltre che ad arrecare un danno notevole ad un bambino è una spesa per il sistema sanitario non di un certo tipo. Credo che abbia un risvolto culturale perché come io vedo sulla scuola, sento un sacco di amiche che hanno ancora i bambini piccoli, mia figlia è grande, dove questa azione selvaggia dei genitori a fronte dell'educatore, che prima era il maestro, era il riferimento, adesso anche lì è da attaccare sotto altra forma, ma voglio dire è un'equazione paragonabile a queste azioni selvagge da parte di alcuni, sono tutte brave persone, ci mancherebbe avvocati, opportunistiche, pazienti, cioè fatto salva la legittimità intoccabile e il diritto del paziente di avere la migliore assistenza, la migliore cura o anche il migliore accompagnamento alla morte, beh, fatto salvo questo, è inutile che ci nascondiamo, c'è una mercificazione incredibile, quindi questo mette uno stop, non solo voglio dire di azione, ma anche credo, voglio sperare, sarò romantica sulla cosa, anche di natura culturale. Se si abbassa il livello della medicina difensivistica per fare due conti da messaia, voglio dire, allora, si risparmiano soldi, si risparmia tempo, queste risorse umane che sono impegnate in una serie di cose, delle professioni, e non faccio distinzione alcuna, vengono, voglio dire, incanalate, indirizzate, laddove come fanno il medico, l'infermiere, non ha tempo a volte di dire un buongiorno in più o una parola in più, che è quella cosa, e chiudo l'intervento con questo, che noi lo notiamo in un pronto soccorso, che è la relazione, la corretta comunicazione, e giustamente la direzione ci pone sempre dei corsi sull'argomento a tambur battente, che fa la differenza, perché quando abbiamo le risse sabato, domenica, dove partirebbero 4, 5, 6 reclami contestuali, la modalità relazionale, quindi la capacità di ogni professionista messa in campo, azzera o quantomeno crea un determinato problema. Grazie mille. Buongiorno a tutte e a tutti, mi chiamo Roberta Ricalzi, sono avvocato del Collegio dei Tecnici di Radiologia di Bologna. E una considerazione che si collega alla dottoressa che ha parlato del decreto Balduzzi, cioè quella norma, l'intento del legislatore, come si suol dire, era quello di combattere la medicina difensiva e diminuire il contenzioso. Sappiamo tutti quanti che dall'intento del legislatore poi l'applicazione pratica nei tribunali fin dalle prime sentenze è stata in qualche modo ribaltata, cioè si è detto la legge è scritta in un modo,
però siccome la formulazione, diciamo così, non era stata felicissima e non mi avventuro nell'analisi giuridica perché è complessa anche per noi, e quindi cosa succede? Che l'applicazione poi nei tribunali è stata quella di dire rimane la responsabilità, e poi abbiamo visto la differenza tra contrattuale ed extracontrattuale, quindi l'intento del legislatore era uno e le conseguenze applicative nei tribunali sono state altre. Ora, al di là ovviamente di capire se viene tenuto in considerazione e in che modo viene eventualmente superato o modificato il riferimento alla Balduzzi, questo disegno di legge, io spero, perché credo come avvocato, visto che sono stati nominati professionisti sanitari prima anche gli avvocati, credo che questa sia un buonissimo percorso che si sta facendo di approvazione di una legge necessaria per chi? Per tutti gli esercenti e le professioni sanitarie. E attenzione, perché io da tanti anni faccio convegni, corsi con i tecnici di radiologia, e lo dico sempre, non è un dettaglio parlare di esercenti le professioni sanitarie rispetto a responsabilità medica, il medico o altri professionisti sanitari. Questo è importante, quindi credo che sia un cosiddetto dettaglio che fa la differenza. Quindi capire bene la formulazione della legge, che poi non si cada in un'applicazione che non è distorta, è corretta, e il giudice l'ha interpretato in quel modo, perché sappiamo che un conto è il legislatore che fa le leggi e un conto poi giustamente è l'applicazione al caso concreto che deve fare il giudice e che devono fare gli avvocati in un processo. Anche perché, sottolineo un passaggio importantissimo dell'onorevole Lenzi, quando parlava di analizzare e tenere in considerazione le specificità delle professioni, che cosa fanno i professionisti sanitari. È verissimo questo, così come è verissimo tenere in considerazione la specificità dei singoli casi concreti. Per definizione una legge, sappiamo tutti, deve essere generale o astratta, ma il caso singolo è diverso, e quindi bisogna per bene redigere e impostare la redazione delle linee guida dei protocolli, proprio perché una delle lezioni che ho preferito all'università è stata quella di un professore che, parlando dell'articolo 3, diceva non solo che disuguaglianza è trattare le persone in modo diverso, ma è anche trattare in modo uguale casi e persone diverse. Grazie. Se non c'è nessuno che interviene, se io volevo fare un invito, sottolineo invito, quindi non è un tappino, non è un bocchetto. Allora, in sala ci sono il dottor Gordini, mi sembra di aver visto, e la dottoressa De Palma. Va bene, allora, che stamattina erano all'incontro che c'è stato su Arrizzoli, e volevo chiedere loro, anche rispetto alla discussione che c'è stata in quella sede, se volevano aggiungere qualcosa. Mi rivolgo alla dottoressa De Palma, le faccio l'invito in questo senso. Abbiamo, gli ultimi interventi hanno focalizzato l'attenzione giustamente sulla parte di contenzioso, quindi sulla denuncia, sul risarcimento, sull'indennizzo e sulla rivalsa, eccetera, eccetera. La dottoressa stamattina ha fatto un intervento, secondo me, di un peso che vorrei sottolinearlo in questa sede, facendo riferimento a tutto il lavoro che è stato fatto in questa regione, nel nostro paese, sul risk management. E quindi sulla prevenzione del rischio, laddove la denuncia e quelle robe lì sono giustamente la parte emergente dell'iceberg, mentre probabilmente quel cambio di cultura al quale stiamo lavorando, perché sostanzialmente si sta facendo questa operazione, richiede forse strumenti e modalità diverse che sono peraltro previste nella norma. Non so se vuol fare un intervento in questo senso. Le hai tirato un bidone? No, poi di solito quando esordiamo dicendo appunto che l'intento in regioni come la nostra, penso di poter parlare visto che l'onorevole Gelli è toscano, quindi siamo abbastanza simili, è un'attenzione di pari peso verso il cittadino, ma anche verso chi il cittadino cura, ed era un po' la filosofia che sottendeva il nostro programma regionale, perché quando abbiamo deciso di andare in gestione diretta la cosiddetta autoassicurazione, che oramai ha praticamente in Emilia Romagna toccato quasi tutte le aziende, sono rimaste fuori solo tre, quindi è una netta minoranza, aveva dei presupposti anche etici molto pesanti, e quindi il fatto di risarcire in tempi rapidi
il danno eventualmente prodotto, ma soprattutto responsabilizzare molto le organizzazioni e i professionisti perché questo potesse insegnare e davvero far diventare le nostre delle learning organization, cioè delle organizzazioni che imparano dagli errori, modificando la cultura. Ora credo che questo abbia radici molto profonde perché sicuramente il cambiamento culturale inizia così, dovremo probabilmente attrezzarci anche rispetto alla nostra accademia che indubbiamente ancora ci forma un po' come se fossimo dei professionisti totipotenti e autosufficienti e ci insegna poco a lavorare in squadra, e quindi questo forse è anche uno dei motivi per cui alcuni professionisti della professione, vogliamo dire non altre, per rifarmi a quello che diceva la collega, probabilmente hanno acquisito, introiettato, metabolizzato e fanno fatica a dismettere una mentalità che vede le altre professioni appunto come altre professioni ancora ancillari. Per cui devo dire, io sono un po' pierina e sto vivendo con molto pathos a quello che sta succedendo in questo momento nella nostra città, perché tradizionalmente la nostra regione sull'autonomizzazione e la valorizzazione delle professioni, parlo soprattutto di quella infermieristica perché ovviamente è la professione più numericamente più rappresentata, ma senza nulla togliere a tutte le altre, è partita con una tradizione, voglio dire, che vedeva l'assistenza domiciliare AIDS a partire dalla 135-90, che prevedeva determinate attività solo per gli infermieri ospedalieri, e noi lo abbiamo fatto anche con quelli dei servizi territoriali. Abbiamo fatto una legge sull'assistenza domiciliare oncologica che è del 1995, dove gli infermieri andavano a domicilio a fare i chemioterapici, eppure eravamo a mansionario vigente perché era 42 del 99, eppure devo dire non è mai successo nulla. La cosa che mi dispiace è che tutto questo succedeva perché era scritto nelle delibere regionali, nelle indicazioni, nelle circolari, ma probabilmente non era conosciuto, no? Ora scrivere probabilmente in questi benedetti protocolli assolutamente condivisi qualcosa che in realtà viene fatto e viene fatto da sempre, come dire, si può fare legittimamente finché non si dice, nel momento in cui lo mettiamo nero su bianco, no? Allora ben venga che questa norma davvero possa un pochettino, come dire, incominciare a far modificare la cultura. Io credo che soprattutto rispetto alle attività di gestione del rischio, che sono così importanti, che io preferisco chiamare come attività per la promozione della sicurezza delle cure, che in verità riguarda tutte le professioni a 360 gradi, apprezzerei molto che non venisse monopolizzata ai soli medici igienisti, per intenderci, primo perché non è un'attività solo medica, secondo perché in realtà riguarda tutte le discipline a 360 gradi e credo che ognuna abbia un suo contributo, un suo apporto da dare, perché la sicurezza del paziente è qualche cosa di complessivo, di globale, che effettivamente settorializzando si corre il rischio di perdere. Solo così, a mio modesto parere, potremo cominciare a modificare la cultura, quindi non settorializzando, non parcellizzando, ma condividendo il più possibile e soprattutto promuovendo, come dire, una diversa modalità anche di formazione fin dall'accademia, perché io dico che queste cose vanno introiettate da piccoli. Quando uno arriva a fare il professionista, soprattutto per i medici, è troppo tardi, perché arrivano a lavorare stabilmente che hanno molto più di 30 anni e sono già vecchi, perché la mentalità è una mentalità, una predisposizione culturale che va acquisita in un'età giovane, quindi la formazione deve riguardare anche, oltre che il sapere, anche il saper essere. Grazie. Allora, io vorrei dire solo due cose, poi lascio a Federico e Annalisa la responsabilità di dire come andrà al Senato e a Federico che ha la responsabilità di nostro responsabile sanità
il quadro un po' più generale. Le due cose sono, due risposte sono queste. Sulla questione di cancellare esplicitamente o meno il decreto Balduzzi, che è un interrogativo giuridico molto giusto, l'avvocato mi direbbe sicuramente cancellato in maniera esplicita. Il motivo, so che i senatori ci stanno pensando, il motivo per cui noi non l'abbiamo fatto è che temiamo il vuoto, cioè nell'attesa della formazione delle linee guida, che comunque un po' di tempo il sistema andrà a definire, si potrebbe creare un vuoto normativo durante il quale qualche difficoltà c'è. Vero è che la norma penale entra in vigore e vale il principio del favorrei, quindi è sempre più favorevole alla depenalizzazione che il contrario, però insomma su questo ci siamo un attimo interrogati. Forse si può trovare anche una soluzione diversa che rinvii eccetera eccetera, ma il motivo era essenzialmente questo. La seconda osservazione è sempre, perché ragionando con voi, si ragiona insieme, no? Su questa questione che per noi è così drammatica, perché in questa città è vissuta sulla nostra pelle quotidiana di tutti quelli che si occupano di sanità, ma di cui ci sono segnali in tutto il paese. Una cosa ad aiuto della comprensione reciproca, quindi io che pure sono considerata fra le più cattive nei confronti dell'ordine dei medici, perché anche la mia proposta di legge sugli ordini è un po' più duretta di quella degli altri, dice per esempio che dovrebbe andare a votare almeno il 30%, no, giusto, perché se dobbiamo avere un po' di rappresentanza deve avere dietro dei numeri adeguati. Vabbè, dico però che bisogna comprendere le ragioni, perché qui c'è una saldatura, a mio parere, tra quelli che culturalmente non hanno fatto il percorso che diceva Alessandra adesso, cioè non hanno accettato questa impostazione diversa di lavoro di equipe e sono rimaste una figura sostanzialmente paternalista del medico, ma questa si salda con il problema della disoccupazione medica, che è vero che esiste per tutte le professioni, ma che per i medici è una novità. Nei numeri di adesso è una novità, non c'era mai stato, noi avevamo il problema opposto semmai. Adesso, nonostante che abbiamo ristretto così tanto i numeri di accesso a medicina, siamo lo stesso di fronte a un fenomeno di disoccupazione che ha molte ragioni su cui non mi perdo, ma che comunque provoca delle sofferenze e delle difficoltà. Poi quando vedo il TAR che me ne riammette 8.000 di un colpo a medicina, io non lo so, cioè qualche volta bisogna veramente si fa un passo e poi ogni tanto se ne viene. Abbiamo pulito le province, si può ora passare al TAR. Esatto, basta che lo facciamo a mezzo, perché sennò. Volevo dirvi, questa legge, io mi sono letta prima di prendere delle posizioni e delle decisioni, avendo la fortuna e la passione di avere una base culturale e professionale che viene da quella giuridica, un po' di sentenze, che è una cosa pallosa ma una cosa utile. Allora, quando ti guardi gli ultimi 2 o 3 anni della Cassazione, per esempio, ci sono 2 cose che emergono molto. Uno è il tema del consenso informato, che è molto collegato. Avevo tentato già di inserirlo in questa legge, non mi è riuscito, ma siccome adesso faremo la legge sul testamento biologico, dichiarazione anticipata di trattamento e consenso informato, sempre la facciamo alla Camera. Un po' pericoloso, però la facciamo. L'articolo 1 sarà finalmente sul consenso informato, quindi lì andiamo a affrontare un altro pezzo molto importante. Ma oltre al consenso, l'altra cosa che emerge dalle sentenze è una tendenza dei magistrati a caricare il peso della condanna, sia penale che civile, sulla figura del primario, nella visione anche qui gerarchica dell'organizzazione sanitaria, ma anche con un non detto, non tanto corretto ma comprensibile, che è quello che guadagna di più.
No, bisogna essere concreti, nel coso, cioè alla fine ci sono questi due ragionamenti. Però è vero. Però è vero, infatti. E lo fa ragionando su una visione che vede ancora l'idea del reparto dove sopra c'è il primario e con sotto tutte le altre professioni, cioè proprio l'organizzazione che noi diciamo di aver voluto superare. Se invece nella legge che noi andiamo a fare, questa della responsabilità professionale, la responsabilità civilistica si concentra sull'azienda e si dice la responsabilità dell'organizzazione è dell'azienda, e noi sappiamo che è vero perché alla resa dei conti anche il primario adesso, fra il capo dipartimento prima che risponde al direttore sanitario, i suoi margini organizzativi si sono ridotti anche nelle aziende dove non c'è la dirigenza infermieristica, a maggior ragione dove invece essa c'è. Se noi andiamo nella strada di dire la responsabilità aziendale, in realtà la figura professionale che ci guadagna di più, diciamo così, è quella del primario, perché è quello che viene maggiormente alleggerito. Però non finisco il ragionamento che vi avevo detto nel primo intervento, non è che uno dice vale l'equipe, l'organizzazione moderna, la responsabilità dell'azienda quando mi fa comodo, e in tutte le altre occasioni invece vale un principio per cui c'è qualcuno che mi chiama a rispondere se divido le responsabilità tra tutti i componenti dell'equipe e lo faccio con un atto aziendale firmato dal direttore generale, perché le due cose insieme non stanno. Noi abbiamo scelto la strada del cambiamento che adegua la normativa della responsabilità professionale alla nuova organizzazione dell'azienda sanitaria. Non possiamo pensare che nel rapporto sulle professioni si rimanga indietro da 20 anni, perché le due cose devono stare insieme. Molto molto interessante. Adesso dobbiamo andare a fare ancora qualche altra puntata in giro per l'Italia, ma credo, veramente credo che questo ci aiuterà sia in Commissione Sanitaria del Senato ma anche nel dibattito generale. Magari la volta buona facciamo proprio una legge, insomma, direi fatta bene, ecco, senza subire le cose che abbiamo subito in Senato in quest'ultima settimana, per cui sono molto felice che se si va in quella direzione si parta dalla Camera. Perfetto, ah, molto felice questa cosa. Ma al di là delle battute, concordo con quanto diceva l'onorevole Lenzi, concordo molto. Il punto del problema che attanaglia un po' tutte le, come le altre delle altre professioni, è proprio questa asimmetria culturale interna, ma che però si riverbera sulla cultura della società in generale. Cioè questa cosa, io davvero chiedo, credo che dobbiamo tutti insieme impegnarci, chi sta dove si decide, chi sta dove si decide di prossimità ai cittadini. Voi avete, non per toglierci responsabilità, ma una responsabilità ancora più importante, più forte, e un ruolo ancora più significativo, per cui credo che tutti in questa sala siano in grado di apprezzare moltissimo che l'assessore sia stato qua. Perché questo vuol dire non solo ascoltare i professionisti, i propri concittadini, ma anche toccare con mano quelle che possono essere delle criticità che comunque a lui toccherà affrontare. Allora, da questo punto di vista io credo che veramente ci debba essere un impegno generale per un salto culturale, come dicevo, dentro le famiglie professionali, dentro le organizzazioni sanitarie, ma anche fra i cittadini. Sulla tensione che c'è da fare le professioni, è vero, dobbiamo trovare il modo per superarla, dobbiamo trovare il modo, perché questa cosa qua fa lavorare male tutti, mette in tensione tutti e inevitabilmente si riverbera, mi scuso, sugli assistiti, sui cittadini, sulle famiglie, dà modo a chi fa quei manifesti messi fuori dagli ospedali di pensare che c'è, come si usa dire, trippa per gatti, perché quando le tensioni ci sono è inutile, saltano fuori i problemi. Mi fa piacere che l'onorevole Lenzi, dall'altra parte,
molto puntualmente, abbia evidenziato quello che secondo me è un problema significativo e non secondario di questa situazione, che è il livello di occupazione / disoccupazione, posti di lavoro, riscontri economici del lavoro che si fa. Credo che sia arrivato il momento di prendere in considerazione anche questi aspetti, perché è vero, i medici non ci sono abituati. Di contro, sappiamo tutti che nel nostro paese c'è stato un tasso di medici per abitanti stratosferico, fuori da ogni range a livello europeo. Ora questo numero si sta rimettendo dentro il range, e questo che cosa produce però? Da una parte la constatazione che i medici che fanno un percorso formativo, fra l'altro pesante, lungo, fortemente qualificante, finché erano in numero così significativo, diciamoci, si sono anche impegnati a svolgere prestazioni che nel resto del mondo non vengono fatte dai medici, e non mi risulta che ci siano ecatombi nel resto del mondo, come non ci sono qua. Ora, riportare il discorso dei perimetri professionali, che poi si riverbera sull'assunzione di responsabilità, in una logica più equilibrata, diventa problematico. Diventa problematico, e lo voglio dire io, perché l'onorevole Lenzi non l'ha detto, così risparmio anche l'onorevole Gelli, il disegno di legge d'Inceppo ha provocato una tensione, non so se sai Donata, che ci sono state delle numerose pattuglie di infermieri e non solo, posizionati sotto casa di D'Inceppo, che abbiamo dovuto dire ai ragazzi, cioè non si fa così. Era stesso domicilio. Cerchiamo di essere, vabbè, insomma, correte, però è la passione su questa cosa qua, inevitabilmente salta fuori. E dico questa questione perché è comprensibile il disagio, ma davvero dico, è comprensibile il disagio dei giovani medici per un verso, dei medici un po' più, come dire, maturi, dall'altro. Però lo dico in maniera molto, insomma, che si parlino, si discutano tra di loro, discutano con gli altri. Non è che si può pensare che la difficoltà comprensibile, oggettiva, che loro hanno a ridefinire, riposizionarsi come famiglia professionale, tra l'altro fondamentale, cioè un infermiere, un tecnico di radiologia, cioè non è che lavora senza il medico, lavora con il medico, ma è anche viceversa. Quindi dobbiamo per forza entrare in una logica di ascolto, discussione, reciproca, eccetera, eccetera. E soprattutto abbiamo ben capito, perché se le cose vanno avanti nella logica che sta andando avanti per tutto il resto dell'Europa, abbiamo recepito la direttiva europea, non donata quanto 20 giorni fa, dove vengono definite quelle che sono le competenze minime a livello europeo degli infermieri, noi siamo posizionati lì già da tanto. E ancora siamo qua a discutere di questa partita. Quindi davvero c'è bisogno di un confronto molto sereno, ma approfondito, serio, rigoroso, fra tutti gli operatori professionisti, perché questo altrimenti non produrrà risultati, se non lo facciamo non produrrà i risultati che ci aspettiamo. Perché non è pensabile il fatto di dire, come diceva prima la dottoressa De Palma, finché si fa e non si dice va tutto bene, nel momento in cui lo fai e vuoi che venga certificato, anche perché, diciamocelo, ne deriva anche un riscontro economico. Insomma, se non salta mai fuori che io sto facendo tutta questa serie di cose assumendomi la responsabilità, non ho capito perché mai chi poi fa i contratti dovrebbe riconoscermi anche un riscontro economico, lo fa un altro ufficialmente. Quindi vengono a toccarsi tutta una serie di problemi che vanno inevitabilmente affrontati, e da questo punto di vista spero che davvero, se riusciamo a portare velocemente a buon fine questa legge, si apra un nuovo modo di relazionarsi fra professionisti, proprio su una cosa che diceva prima l'onorevole Lenzi. Vabbè, se io ti, come dire, decongestiono la responsabilità nei tuoi confronti perché dico al mondo che tu lavori insieme ad altri
e che quindi la responsabilità è condivisa. E anche dico all'azienda: non puoi continuamente far finta di non sapere che stai mettendo i professionisti tuoi dipendenti in situazioni lavorative difficili, quindi c'è una chiamata in responsabilità corale. Beh, spero che la presa d'atto di questa cosa ci aiuti ad avere una relazione interprofessionale diversa, migliore, diciamo, in miglioramento rispetto a quella attuale. Dico solo una cosa, scusate, ma questa la devo dire davanti a due deputati. Voi leggete un quotidiano online dove, come dire, si legge di tutto e di più. Insomma, io sentirmi dire da un medico che adesso chiamerà il presidente Grasso e gli dirà di dire alla Silvestro, diciamo, di stare attenta come parla, mi pare che abbiamo raggiunto. No, lo dico, non mi viene da ridere. A me non te la dico. Quindi, sì, hai ragione. Quindi c'è proprio questo, secondo me, il punto. Il pensare che non si sta volendo demolire nessuna struttura professionale, che riconosciamo le competenze degli altri professionisti, ma quando mai si tiri fuori un documento delle professioni sanitarie tutte dove si mette in discussione quelle che sono le competenze che noi riteniamo riservate. Non c'è, e siccome però non si può continuamente provocare, no? Prima o poi uno anche, no? Risponde magari in maniera un pochino anche con toni alti e un pochino forse sopra le righe. Però ecco, l'invito è proprio quello, lo dico a me stessa in primis, non conosco, lo dico a me stessa in primis, ma a tutti: non abbandoniamo l'impegno verso il dialogo, verso la, come dire, il confronto, soprattutto perché lavoreremo meglio noi, riusciremo a dare un'assistenza migliore ai cittadini e forse anche con una cosa del genere riusciremo a migliorare il sistema nella sua complessità, perché in effetti le risorse sono un po' contenute. La necessità di riorganizzare e razionalizzare è significativa. Se queste cose vengono fatte coinvolgendo i professionisti e parlandosi tra professionisti, secondo me si trovano delle soluzioni ottimali, sia per chi poi deve prendere le decisioni e per chi poi deve andarne a dare conto ai cittadini. Per cui, insomma, io credo che questa legge, che magari non era nelle sue intenzioni primarie, ma potrebbe anche aiutarci ad andare in quella direzione. Ora prende la parola un medico e deve darmi. Però come Annalisa sa bene, ci sono medici e medici, no, a parte le battute. No, io credo che le aspettative che si sono venute a creare su questa legge sono moltissime. Forse è il segno che molto probabilmente c'è un vuoto normativo, un'attesa grandissima di coprire alcuni spazi che in questi anni sono invece diventate territorio di scontro, di competizione e spesso anche di disagio per il sistema sanitario e per i cittadini stessi. Questo argomento che oggi noi discutiamo qui del rischio professionale, come vedete, ci ha portato ad affrontare anche argomenti ad esso collegati, come il tema del riordino degli ordini professionali, delle professioni, il tema del decreto appropriatezza, i temi di riorganizzazione sanitaria. Insomma, ora una cosa ve lo devo dire, proprio come essendo uno dei principali autori di questa legge, essendo il relatore di questa legge, se non qualcuno addirittura la chiama la legge Gelli, ma insomma, sì, è definita così. Vabbè, al di là di questo, non è la bacchetta magica che risolve tutti i problemi che abbiamo nella sanità, questo lo voglio dire perché è giusto non avere delle aspettative, però sicuramente io credo che noi dobbiamo cogliere questa occasione, questa opportunità e questo punto di equilibrio che noi siamo riusciti, credo, a trovare nel testo, proprio per aprire, mi sembra diceva anche l'ultima parola di Annalisa, la donata prima, per aprire un percorso, un ragionamento dove espressioni di radicalismo in un senso o nell'altro ovviamente vengono a farsi da parte. Io credo che
siamo stati testimoni dal progetto di legge della Dinceco, della collega, che obiettivamente non ha avuto nemmeno il tempo di presentarla, addirittura l'ha presentata, poi era stata inserita tra i progetti che dovevano essere inseriti nel testo unico, poi alla fine ha capito che non gli avremmo dato nemmeno una virgola e quindi l'ha ritirata pensando che potesse trovare altre strade, insomma. Quel tipo di atteggiamento e di approccio non è il nostro atteggiamento e il nostro approccio, che vuol dire della maggioranza, stramaggioranza di coloro che in questo momento hanno ruoli di responsabilità nella guida del Paese, tanto per essere chiari. Quindi battaglie di retroguardia con lo sguardo rivolto al passato purtroppo ce l'abbiamo nel nostro Paese e noi dobbiamo cercare di, in maniera culturalmente parlando, dobbiamo superarla. Qualcuno ha detto negli interventi, mi sembra lei, diceva che prima di tutto con questa norma, con questa legge si inaugura una nuova stagione di crescita culturale in sanità, a partire dalle relazioni degli operatori e della, come dire, riconoscimento, del giusto riconoscimento delle proprie competenze e dei propri ruoli. Come d'altronde voglio ripetere il discorso delle linee guida, quando l'altro giorno ho avuto uno scontro frontale con un collega medico che so è stato uno degli ispiratori delle linee guida sulla radiologia, ho capito che effettivamente era uno con la testa rivolta al passato, cioè, su un posizionamento che non corrisponde a quella che è la volontà nostra. Quindi se le linee guida che qualcuno prima faceva riferimento sono, come dire, prodotte con quella ispirazione lì, è chiaro che non si va da nessuna parte. Quindi io credo che si inauguri una nuova stagione. Ora non voglio fare il partigiano, ma insomma sono un esponente nazionale del partito e quindi faccio la mia parte. Io credo che sia il momento veramente di procedere sulla stagione delle grandi riforme per questo Paese. Siamo stati per decine di anni in attesa di arrivare a definire norme importanti di cambiamento, di uscita dalla fase in cui stiamo vivendo. Mi sembra che questo possa essere veramente il momento anche per intervenire. Se è vero che la legge sul rischio professionale è da 15 anni, forse è altrettanto tempo che si aspetta una legge sul riordino delle professioni. Ecco, anche su questo io credo che noi dobbiamo essere molto chiari. Anche qui ci sono tante scuole di pensiero e tante posizioni da chi dice eliminiamo tutti gli ordini, ma eliminiamoli tutti, che potrebbe essere una soluzione. Io fra l'altro sarei favorevole a questa soluzione, su questo ci accomuna il dibattito con la Donata, io e la Donata siamo d'accordo su questo, ma nel momento in cui le manteniamo alcuni, allora diamo legittimazione e concreta diciamo, riconoscimento alle varie figure che ci sono. Qui stiamo molto attenti però, perché con questo atteggiamento bisogna evitare che montino sul carro anche figure che con il profilo sanitario ci hanno a volte poco a che fare. Esattamente, cioè che si, attraverso un po' di percorsi da fattucchiere poi si mettano a fare gli operatori sanitari. Questo non lo accettiamo, io almeno personalmente non l'accetto, vi posso garantire che per quanto mi riguarda, anche della responsabilità che ho, questa cosa la impedirò. E sono convinto di trovare molti alleati in questo percorso. Ma ci sono ovviamente percorsi, profili che tendono, come dire, a accreditarsi magari anche con corsi fatti di formazione fatti all'estero e con diplomi presi non si sa bene come e dove. Quindi io credo che però a questo punto, lo dico perché so di trovare un contesto favorevole, credo che bisogna avere il coraggio, il ministro deve avere il coraggio di dipanare una volta per tutte questo famoso tema del comma 566. Io proprio l'altro giorno ho avuto modo di dirglielo davanti al sottosegretario, il nostro sottosegretario Vito De Filippo, e gli ho detto: guarda Beatrice, se non sei in grado te di risolvere questo problema, ce lo assumiamo noi la responsabilità. L'abbiamo fatto per la legge sul rischio professionale, tanto per essere chiari, c'è un motivo per il quale questa legge è una legge di iniziativa parlamentare, perché molto probabilmente c'è un'assunzione di responsabilità da parte, lo dico senza infringimento, di una forza politica che è la nostra forza politica, che si è assunta la responsabilità di portarla fino al fondo. Poi si potrà piacere o non piacere, poi l'abbiamo condiviso con le altre forze politiche, ma insomma, voglio dire, se
c'è qualcuno che questa responsabilità non se l'assume, e vorrà dire che ecco, allora credo che anche su questo argomento dobbiamo essere chiari, non si può stare a galleggiare su una cosa del genere. Ci si mette attorno a un tavolo con le varie posizioni e si trova una soluzione, come l'abbiamo trovata in questo paese per tante altre cose, no? Non credo, eliminando ovviamente gli estremismi, come si diceva prima, perché i facinorosi non fanno bene né da una parte né dall'altra, non producono nulla per il bene dell'intera collettività e dell'intera comunità. C'è ovviamente, io credo, appunto, questo percorso culturale che abbiamo fatto con questa legge, questo diverso modo di legiferare, io credo che inauguri anche questa nuova stagione. Io non voglio polemizzare con nessuno, ma vi posso garantire che a mio avviso la partecipazione non è solo quella con internet, che è uno strumento che va utilizzato come tale. Io credo che sia il rapporto, il contatto umano. Io ho imparato più cose in questi giorni che sono a giro per l'Italia, incontrando migliaia e migliaia di colleghi, medici, infermieri, operatori, professionisti, che non attraverso una consultazione che magari poi viene viziata perché non si conosce bene il contesto, perché spiegare una norma di legge, fra l'altro questa è più difficile delle normali, di una norma diciamo comune, a mio avviso c'è bisogno di un processo di ascolto e di partecipazione vera, diffusa, partecipata sul territorio. Insomma, quando qualcuno mi dice, ma guardi onorevole, non credevamo nelle sue parole, ma le cose che ci ha detto, che ci ha promesso, poi l'ha messa in legge, vi potrei dire quella cosa che si diceva del coordinamento del risk manager o altre sull'audit o su altre cose, a me fanno piacere. Perché non è che sono uscite dalla mia testa o dalla testa di Donato o di qualcun altro, sono il frutto vostro, cioè sono il frutto della partecipazione e della collaborazione che è nata dalla base, come il tema sulle linee guida dei tecnici della radiologia, della radiologia, insomma. Ecco, allora, inaugurare anche questa nuova stagione senza bisogno di fare, come dire, processi calati dall'alto, credo che sia un modo culturalmente positivo, si produce in termini qualitativi migliori, magari non per tutto, magari per i processi più complessi, più delicati. Io credo che il tema del riordino, ad esempio, delle professioni, del ruolo degli ordini professionali, sia uno di quegli aspetti in cui noi dovremo fare lo stesso percorso che abbiamo fatto per questa legge. Perché non può essere considerato il peso di rappresentanza rispetto né ai numeri, a questo punto vincereste voi, ma nemmeno rispetto alle categorie di obsoleta appartenenza del passato, insomma, no? Quindi su questo io credo che la politica si debba assumere delle grandi e importanti responsabilità, così come su alcuni argomenti futuri che stiamo gestendo e affrontando. Noi abbiamo voluto con forza mettere nella legge di stabilità, in una notte buia e tempestosa, qualcuno potrebbe dire, lo sblocco del turnover e le assunzioni per il personale sanitario, perché le regioni avessero questa possibilità, sia le regioni ordinarie, diciamo, sia quelle con piano di rientro e con commissariato. Ora bisogna trovare altre risorse, perché le risorse che sono state individuate sono poche, c'è stato un incremento di 1.300.000.000, ma non sono sufficienti per gli importanti appuntamenti che noi abbiamo davanti. Se saranno utili e sufficienti per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per una nuova campagna di vaccinazione, ma non sono sufficienti ad esempio per una serie di appuntamenti che abbiamo, come quella delle nuove assunzioni in cui le regioni stringeranno un po' la cinghia, ma non sono assolutamente sufficienti le risorse da sole delle regioni, come ad esempio il tema della stabilizzazione dei precari, come ad esempio il tema del rinnovo del contratto, perché non sono certamente sufficienti i 300.000.000 messi nel capitolo sulla contrattualistica della pubblica amministrazione per poter garantire il rinnovo dei contratti per tutto il comparto della pubblica amministrazione, mi sembra abbastanza oggettivo. Quindi, insomma, abbiamo tante responsabilità e su queste io credo dobbiamo misurarci e soprattutto i punti nodali che abbiamo pensato di questa legislatura, e cioè la legge sul rischio professionale, il riordino delle professioni sanitarie, il tema dell'appropriatezza, ma più che del tema dell'appropriatezza, permettetemi, anche lì è una tempesta in bicchiere d'acqua. Obiettivamente la partita è stata gestita molto male,
che se si pensa di ottenere maggiore appropriatezza attraverso sanzioni economiche con i professionisti, si sta sbagliando totalmente. Io dico da direttore sanitario, perché ho lavorato con tanti professionisti, medici, infermieri, e so che quando volevo ottenere qualcosa di più e di meglio con la squadra che avevo intorno delle persone, non è certo minacciandoli di una sanzione pecuniaria o economica che ottenevo questo. Io penso sempre ad esempio agli ottimi risultati che abbiamo ottenuto sull'inappropriatezza sui DRG dei ricoveri ospedalieri. L'abbiamo mica ottenuta l'appropriatezza attraverso minacce di sanzioni economiche, l'abbiamo ottenuta attraverso un percorso partecipato, formativo, di coinvolgimento, di scelte condivise. Quella è la strada. E quindi è chiaro, se poi si fanno delle scelte su cui poi si creano, come dire, dei vicoli ciechi dove è difficile tornare indietro, allora è chiaro che il sistema non regge. Quindi insomma, abbiamo davanti veramente sfide importanti. Io credo, e ringrazio nuovamente Annalisa che ci ha permesso, insieme ovviamente con i PASVI vostra qua locale e gli altri colleghi dei tecnici della radiologia, le altre figure professionali che ci sono, di inaugurare questa nuova stagione. Ecco, quindi l'impegno che io mi prendo, ma credo che condiviso anche dagli altri colleghi, di continuare in questo modo, su questa strada, per continuare ad ascoltare e poi fare delle buone leggi. Ci proviamo almeno. Grazie. Io credo che non possiamo chiudere che con dei ringraziamenti all'onorevole Gelli, all'onorevole Lenz, alla senatrice Silvestro e al nostro assessore. Grazie per essere